conosce, io sono Graziella Roda, lavoro all'ufficio 3 della direzione generale, quindi uno degli uffici per funzione, che significa uno degli uffici dell'ufficio scolastico regionale che coordina determinati argomenti su tutto il livello regionale. L'ufficio 3 è l'ufficio che si occupa delle politiche dello studente, quindi dagli stranieri alla disabilità, la scuola in ospedale, i vari progetti, lo sport e chi più ne ha più ne metta. Siamo anche un po' tipo un ufficio affari generali, cioè quello che cose da fare. Il mio compito in questo caso è stato iniziare in diverse province questo stesso corso che voi state facendo qui, cioè questa è un'azione di formazione che il Ministero ha finanziato tramite un bando pubblico. I CTS dell'Emilia Romagna si sono costituiti in rete e hanno ottenuto un finanziamento per questo progetto che è destinato alla formazione dei docenti referenti per i sostegni. Quindi è pensato per orientativamente un docente per ciascuna istituzione scolastica in modo da approfondire appunto con i referenti per il sostegno determinate tematiche. Ogni CTS, pur all'interno di una struttura comune, ha comunque organizzato i corsi nella propria provincia in modo specifico. Io sto facendo nelle diverse province, questa è l'ultima di quattro, l'ultimo di quattro interventi. Che faccio per come dire, introdurre alcuni temi legati alla didattica nei vari corsi. Le quattro lezioni sono strettamente correlate tra di loro, quindi ogni lezione, tipo quella che faccio qui oggi, vive di per sé, ma è una parte di un discorso che comprende tutte e quattro queste lezioni, oltre a tutto il resto del materiale che abbiamo. Per cui queste lezioni sono state, quelle che hanno preceduto, le tre che hanno preceduto, sono state registrate e sono state, almeno le prime due, sono già pubblicate sul sito regionale del CTS. Quindi quello che voi sentite oggi è l'ultimo pezzo di una serie di lezioni, per cui io vi invito ad andare a vedere anche le altre. Ovviamente ogni lezione ha una grossa parte introduttiva che è comune a tutte le lezioni, perché ci sono delle cose che io vado ricordando uguale, nello stesso modo in tutte le province, perché tutti devono averle presenti e tutte devono capire. Per cui la prima lezione, che è quella che ho fatto a Cesena, è lunga 3 ore, le altre sono più brevi perché ovviamente la prima parte, che è uguale per tutti, è stata tagliata. Bene, quindi nelle registrazioni vedrete soltanto le parti che sono nuove in ogni lezione. Quindi io vi rimando alle lezioni e ai materiali di cui adesso parlerò. Io parto sempre da diverso tempo nella formazione con questa frase di Gatti, perché da sempre nella scuola c'è l'idea che siano gli altri che devono fare dei cambiamenti, che i cambiamenti perché la scuola, perché i miei colleghi, perché il collegio, perché il governo, perché la politica, perché il ministero. Siamo d'accordo su tutta una serie di questioni, ma sappiamo anche che la scuola è in primo luogo la capacità di insegnare di ciascun insegnante. La frontiera è quella e quindi l'unico modo per far funzionare la scuola è che gli insegnanti sappiano insegnare. Dopodiché le buone leggi, le cattive leggi, le buone organizzazioni, le cattive organizzazioni possono rendere più facile o più difficile il lavoro, più sereno o più turbato l'ambiente in cui si lavora, possono creare più burnout oppure riuscire ad avere interventi efficaci contro il burnout, ma rimane il fatto che laddove gli insegnanti non sappiano insegnare non c'è struttura, non c'è organizzazione, non c'è legge che tenga.
E quindi il discorso che io sto facendo da quando raccolgo questi materiali che poi vedete, da quando faccio formazione, io parlo di didattica. La didattica è il nostro mestiere. Chi non conosce le didattiche, le pratiche didattiche, non è in grado di insegnare. Chiaramente insegnare ai tempi in cui Carducci insegnava a Pascoli aveva delle caratteristiche, insegnare oggi non ha più quelle caratteristiche. Bene? Non solo perché effettivamente di Carducci ne abbiamo pochi, ma di Pascoli ne abbiamo ancora meno. Quindi noi sappiamo che oggi noi abbiamo di fronte non quella che una volta veniva chiamata la curva di Gauss, bene? Quindi avevamo pochi bambini bravissimi, pochi bambini disperatamente non funzionanti per qualsiasi motivo, e poi una curva più o meno armoniosa di situazioni variamente sfumate con la sua bella cupola nel mezzo, che erano quei ragazzini che non andavano le donne, ma più o meno la curva di Gauss non esiste più. Bene, noi non abbiamo più un gruppo consistente nelle classi di ragazzini che funzionano tutti allo stesso modo. Noi abbiamo nelle classi una pluralità di ragazzi, ognuno che funziona in modo diverso dall'altro, non solo, ma i ragazzi oggi, anche quelli che funzionano, funzionano in modo completamente diverso dal nostro. Bene? Perché sono cresciuti in un contesto che crea condizioni cognitive completamente diverse dalle precedenti. Se noi riprendiamo anche semplicemente il discorso di McLuhan sull'importanza dei media in quanto media, non per i messaggi, non per i loro contenuti, ma per come i media modificano le strutture cognitive, relazionali, sociali, politiche del mondo, noi dobbiamo partire dalla consapevolezza che i ragazzi oggi hanno concezioni del tempo, dello spazio, delle cause, delle emozioni, delle sensazioni, cioè che conoscono se stessi e il mondo in modo completamente diverso e inaudito, cioè non prima sentito, non prima conosciuto. E l'incidenza, pensate che ancora gli studiosi di media stanno riflettendo su quanto l'introduzione della fotografia ha cambiato il senso dello spazio e del tempo nelle nostre strutture cognitive. Bene? Provate a pensare la fotografia di Instagram, la fotografia di Facebook. Bene? Quindi se noi prendiamo quel medio che non è più quello, che non è più la pellicola, che non è più la stampa, che è un'altra cosa, ma se già l'esistenza di quel medium aveva cambiato profondamente le strutture di tempo, cognitive di tempo e dello spazio, cioè il modo con cui le persone pensano al tempo e dello spazio, pensate a che cosa significa vivere in un mondo che è contemporaneo sul presente, cioè che è sull'attimo, in cui le cose accadono nel tempo in cui accadono, o di cose che accadono in mondi che non ci sono, no? Cioè di esperienze che si possono fare in mondi che non sono quello reale, che sono altri mondi, che pure incidono profondamente sulla vita delle persone, al punto che ci sono persone che giocano la propria vita nel passaggio tra il mondo virtuale e il mondo reale. Quella ragazzina che avete visto sui giornali, che aveva per diversi anni corrisposto con un uomo molto più grande all'interno di un gioco di quelli che si giocano online, quindi questi giochi di realtà virtuale, poi ha incontrato nella realtà reale questa persona con sua moglie, questo uomo l'ha violentata nel mondo reale e aveva più di 60 anni. Allora, e lei ne aveva 14, aveva cominciato a giocare nel mondo virtuale con quest'uomo di più di 60, un gioco di ruolo in cui lei era sua moglie. Bene, quindi voi capite gli intrecci tra il reale, il virtuale, i sentimenti, le sensazioni, le emozioni, il non detto, l'inconscio, in questo contesto creano un mondo che è completamente diverso da quello, rispetto a quello da cui noi proveniamo.
abbiamo insegnato i giovani, perché comunque avere oggi 14 anni e averne 28 non è assolutamente la stessa cosa. Non è la stessa cosa. E il problema è che noi possiamo soltanto insegnare con le nostre strutture cognitive. Bene? E molto spesso le nostre strutture cognitive ci rendono estremamente faticoso, se non impossibile, entrare in strutture cognitive completamente diverse dalle nostre. Per tutti gli effetti noi stiamo insegnando delle generazioni che sono per noi degli UFO dal punto di vista cognitivo. E questo senza toccare il mondo della disabilità. Perché forse il mondo della disabilità è quello che ha rispetto al passato più continuità, perché viene di meno modificato da questa incidenza dei nuovi media, perché i ragazzi con ritardo mentale importante difficilmente possono accedere a queste o possono accedere da soli a queste realtà virtuali, a questi mondi virtuali, a queste altre realtà. Quindi per assurdo rischiano di essere oggi meno alieni rispetto a noi i ragazzi disabili che non i ragazzi comuni. Però dalla lunga esperienza che abbiamo maturato come scuola nel lavoro con i ragazzi disabili, noi oggi dobbiamo recuperare la capacità non solo di insegnare in modo efficace ai ragazzi disabili, ma anche ricordandoci che gli strumenti che usiamo con loro sono efficaci anche per gli altri alieni, quelli gli alieni cognitivi senza difficoltà cognitive, oppure con difficoltà cognitive che sono legate al loro modo di essere. Negli anni 50, agli inizi, ai lavori della televisione, quando tutto il resto doveva ancora venire, Marshall McLuhan scrisse: Nel mondo dell'alfabeto i figli della televisione saranno degli invalidi sottoprivilegiati, negli anni 50. Io credo che questo grosso monito, che non è contro la televisione, guardate bene, non è assolutamente né contro la televisione, lui è stato uno dei primi esperti di media, quindi non era né contro la televisione né sarebbe oggi contro i computer o contro altre cose se fosse lui. Il problema è che lui diceva: noi dobbiamo capire, perché se non capiamo non potremo agire o essere consapevoli di quello che succede. Quindi il primo cambiamento deve essere il nostro. Cambiamento continuo, perché un insegnante non è mai arrivato. Bene, non è mai arrivato per tantissimi insegnanti neanche quando va in pensione. Perché oggi, per esempio, molta parte del volontariato che recupera i ragazzi stranieri nelle parrocchie, nei territori, eccetera, è fatto da insegnanti andati in pensione, che continuano a voler insegnare, a insegnare agli adulti, ad alfabetizzare le donne. Quindi il lavoro degli insegnanti, in realtà, quando è fatto come parte della propria identità, è una cosa che segue la persona nel corso della sua vita. E quindi l'insegnante in realtà non smette mai di imparare e non può mai dire di essere arrivato, né può mai dire di avere preconfezionato un pacchetto di roba che o va bene oppure ti attacchi. Bene? Perché questo io me lo sento dire. Troppo spesso potevo capirlo quando ero giovane io, ma faccio molta fatica ad accettarlo adesso. Quindi questa lezione, ve l'ho detto, si connette alle tre precedenti, a Cesena il 18 aprile, a Uzzano il 20, a Faenza il 25. Le prime due sono sicuramente già pubblicate nel sito del CTS e dopo i colleghi vi dicono come ci si arriva, comunque ci si arriva dal nostro sito regionale, e troverete poi anche questa quando l'avranno preparata. Io adesso vi ricordo i nostri materiali. Già diverso tempo fa, quando io ho preso in mano la questione della formazione sulla disabilità, il mio problema è stato quello proprio della formazione. Perché se noi partiamo dal presupposto che gli insegnanti devono essere formati, la grande domanda è: formati a che cosa? In quali tempi e come? Perché se io conto che noi oggi in Emilia Romagna abbiamo 60.000 insegnanti
e comincio a pensare che tutti questi insegnanti devono essere formati sulle discipline che insegnano, formati su tutte le disabilità possibili e immaginabili, formati sulla didattica degli stranieri, formati sulla didattica dei ragazzi che stanno male, che hanno problemi psicologici, che si disintegrano, con tutto il resto, come si fa? No, materialmente come si fa? Nessuno ha un peso di formazione dei suoi professionisti immenso come quello che ha l'amministrazione rispetto alla scuola. Bene. Allora, la prima cosa a cui abbiamo pensato è utilizzare internet e quindi cominciare a mettere sul nostro sito, che è www.istruzioneer.it, bene, in questo settore, questo che si chiama BES, quindi questa è la nostra home page, c'è un pulsante azzurro qui sotto che si chiama BES, bisogni educativi speciali. Io preferisco dire specifici, nel senso che ognuno ha la sua specificità, perché speciali sembra che ci siano anche bisogni educativi normali, tutti i bisogni educativi sono in se stessi speciali, perché ogni ragazzo è unico. Quindi, dentro questo settore BES trovate tanti tipi di scatole. Bene? Allora, troviamo un po' di dati e di statistiche, troviamo un grosso settore dedicato all'autismo, uno ai disturbi specifici di apprendimento, dei materiali per la formazione dei docenti intesi come formazione didattica a 360 gradi, cioè che possono riguardare tanti tipi di disabilità, in modo particolare la disabilità intellettiva, che prende più del 60% dei nostri ragazzi, dei ragazzi certificati. Non solo, ma molte delle attività che trovate qui sono in realtà attività che vanno bene per tutti, cioè che almeno inizialmente servono per tutti i ragazzi. Poi chiaramente insegnare ai ragazzi disabili richiede più tempo, più pazienza, più approfondimento, più richiami, più tutto, però la struttura del lavoro è sostanzialmente sempre quella. Poi cose sugli stranieri, sui nomadi e i migranti, gli alunni con particolari problemi di salute, un po' di norme, eccetera. Quindi io vi consiglio di andare a guardare qui dentro, perché noi lì non solo pubblichiamo i materiali che abbiamo prodotto noi, che sono quelli che adesso vi dirò, ma linkiamo tutta una serie di materiali che abbiamo trovato, che troviamo su internet e che riteniamo, dopo averli guardati, utili e ben fatti per la scuola. Questo proprio perché non è assurdo che ogni volta si ricominci sempre da capo. Oggi internet consente questa larghissima circolazione dei materiali e si trova veramente oggi di tutto. Bene. Il problema del di tutto è che a volte si trovano anche delle cose che non vanno proprio bene. Quindi noi facciamo già una scrematura, pensando di poter mettere proprio anche dei materiali di documentazione, per cui uno oggi prende servizio, gli dicono domani hai un bambino che ha la sindrome di Pinco Panda, che ha un ritardo mentale, oddio cosa faccio? Forse lì non troverò la sindrome di Pinco Panda perché non è medico, però posso trovare tutta una serie di modalità, per esempio legate all'accoglienza, legate a come partire, a come lavorare con i ragazzi, in modo da poter la mattina dopo arrivare in classe e non essere come Cristo crocifisso che prende quello che vuole. Queste slide, queste dispense sono pubblicate da anni, io mi rendo conto che molti non le conoscono, hanno le caratteristiche di essere molto basilari dal punto di vista della scrittura, cioè non c'è molta teoria, ma ci sono tantissime esemplificazioni didattiche, cioè c'è una raccolta di materiali, di idee, di suggerimenti e di consigli velocemente utilizzabili a scuola, ovviamente non nell'ottica del cogliere fior da fiore, mi piace questo e che bella idea, domattina faccio questo, ma di per poter avere gli strumenti per fare comunque una programmazione che poi di cose che posso mettere obiettivi che poi so come andare ad inserire.
Quindi io adesso non ve li sto a presentare, bene? Le ho indicate tutte qui, anche perché sopra ci sono i link, quando andrete a guardare le slide che i colleghi del CTS pubblicheranno, poi vi diranno dove, basta che clicchiate e arrivate lì, bene? Quindi guardatevele, perché poi quello che io mi trovo sempre davanti, quando ho contatti con i genitori, quando ho contatti con gli insegnanti, contatti con le scuole, è proprio il punto di caduta è la didattica, cioè come diavolo faccio a insegnare questa cosa qui, bene? Quindi la didattica della matematica, sembra che gli anni 70-80 non siano mai esistiti, per cui la didattica della matematica adesso mediamente fa rabbrividire, la didattica dell'italiano si fanno ancora i nomi, i pronomi, i predicati e molto spesso si fanno sbagliati. Quindi bisogna recuperare le capacità di insegnare in modo efficace e per favore non come insegnava a me la mia maestra delle matematiche, che comunque se non altro ci ha insegnato a scrivere bene. Sulla matematica non è stata granché, però ci ha dato la passione della lettura e la passione della scrittura. Bene. Ma oggi, io parlo di una bambina degli anni 50, oggi quel tipo di maestra non è più sufficiente. Quindi andate a guardare questi materiali, alcuni sono specifici, diciamo destinati soprattutto al ritardo mentale, ve l'ho detto, e la ragione è proprio quella che riuscendo ad agire sul ritardo mentale noi riusciamo a recuperare la maggior parte dei ragazzi disabili che abbiamo, sia che sia un ritardo mentale fine a se stesso, unico, oppure che sia collegato ad altri tipi di patologie. Ci sono molti materiali che sono approfonditi, che contengono approfondimenti sul settore dell'autismo, perché nel quadro di tutte le difficoltà l'autismo, con tra l'altro l'incremento che queste certificazioni sta avendo in questi anni, è comunque come tipo di disabilità ha delle condizioni assolutamente estrema e assolutamente difficile da affrontare. Se non si conosce che cosa, quali conseguenze determina l'autismo, che cos'è non si sa, ma quali conseguenze determina, e quindi non si capisce quali sono gli spazi su cui bisogna lavorare e quali sono gli elementi a monte che vanno considerati come elementi sempre presenti quando c'è una diagnosi di autismo, che ci sia ritardo mentale o no, il problema della comunicazione ci sarà per tutti, il problema del rispecchiamento sociale c'è per tutti, il problema della gestione della consapevolezza delle emozioni di se stessi e degli altri ci sarà per tutti, e poi nel ritardo mentale grave, poi, cioè quando c'è ritardo mentale grave, allora il quadro diventa veramente disperato. Quindi però in realtà tutto quanto è pochi adattamenti adattabili a tantissime situazioni. Quello che noi suggeriamo per l'autismo può in gran parte andare bene anche per tutto il resto del ritardo mentale, grosso, perché se l'autismo per esempio ha dei problemi di comunicazione di un tipo, comunque il ritardo mentale ha sempre dei problemi di comunicazione. Quindi, perché per forza il livello intellettivo incide su tutte le capacità della persona e quindi anche sulle capacità cognitive e la gestione di se stessi. Quindi questi qui ve li andate, ripeto, bisogna che ve li andate a guardare, bisogna che diciate ai vostri colleghi che se ne vadano a guardare, perché sono cose che servono per insegnare, non teorie o delle cose. Nello scorso autunno io ho fatto a Bologna quattro lezioni sull'insegnamento strutturato, le slide sono tutte online, quando andate qui trovate i link, sono 400 slide, circa 100 slide per ogni intervento, quindi trovate un ampio materiale sull'insegnamento strutturato. L'insegnamento strutturato è sostanzialmente l'insegnamento organizzato, cioè come devo organizzare gli spazi, tempi, di attività, materiali, me stessa, gli altri, eccetera, per poter insegnare ai ragazzi che altrimenti non imparano. Quindi
il tema di queste, nello specifico di queste ultime due lezioni, quella che ho fatto la scorsa e questa, ha come centro quello dell'insegnare come ciascuno apprende, che è l'elemento unificatore del lavoro sulla disabilità e sul lavoro sulla non disabilità. Bene? Perché, ripeto, la condizione è sempre stata quella di io devo insegnare in modo che i miei alunni imparino, ma ci sono stati anni in cui quelli che non imparavano potevano essere tranquillamente scartati. Se noi oggi definiamo un insegnamento standardizzato su un allievo modello e cominciamo a scartare tutti quelli che non ci stanno, il risultato è che non rimane nessuno in classe. E in effetti, quando poi andiamo a vedere quello che accade nelle classi, vediamo tragicamente insegnanti che parlano e nessuno li ascolta. Cioè, classi di ragazzi che tranquillamente si fanno gli affari suoi e le fanno loro. Meno ovviamente nelle scuole dei piccoli, ma comincia anche lì tragicamente tantissimo nelle scuole secondarie, prima e seconda. Quindi, la base di partenza per insegnare, non dico che non sono i problemi, perché i problemi vanno conosciuti e vanno nominati, ma noi non insegniamo ai problemi, insegniamo nonostante i problemi. Sostanzialmente è come l'immagine, quella della navigazione in un fiume: io devo sapere dove ci sono degli scogli affiorati sott'acqua, ma devo navigare evitando quegli scogli e facendo in modo di non naufragarci contro. Questa è la questione dei problemi. Poi ci saranno degli scogli che non dico che riuscirò a spostare, ma che potrò forse modificare un pochino, ma nella maggior parte dei casi le persone devono imparare a funzionare essendo quello che sono. Che non vuol dire che noi non miglioriamo, capito? Voglio dire, però, quello che insegnava Andrea Canevaro, che vale per tutti, bene, accettiamo il deficit per poter combattere l'EMA. Cioè, ci sono delle cose che sono fatte in un certo modo, ci sono delle disabilità che ci sono, su cui io non posso incidere, ma posso incidere su tutte le conseguenze che queste disabilità hanno. Bene? Se io, questo è l'esempio più stupido, ma quello anche per capisce meglio, si capisce meglio, se io ho un ragazzo paralizzato in carrozzina, io ho un ragazzo paralizzato in carrozzina. Quella è una cosa che io non posso modificare. Ma tutto quello che posso modificare è tutto quello che consegue da questo. Per cui posso, invece di sbatterlo in una scuola in cima alle scale, devo mettergli a disposizione degli spazi accessibili, devo avere delle strutture accessibili, devo garantire, devo organizzare le attività in modo che siano accessibili anche a lui, non organizzate nonostante lui, bene, organizzate con la presenza di questo ragazzo. Quindi noi non insegniamo ai problemi, ma insegniamo alle persone che devono imparare nonostante i loro problemi. Quindi io adesso cito solo tre concetti pedagogici fondamentali, per me fondamentali. Chi li conosce sa di che cosa parla, chi non li conosce si attacca a internet e li studia, o apre vecchi libri di pedagogia e li studia. Però non si possono non sapere, non si possono non conoscere. Bene? Allora, il primo concetto deriva da Brunner, dalla scuola di Brunner, quindi dalla scuola strutturalista, e parliamo di scaffolding. Sostanzialmente, che cosa ha detto Brunner e che cosa ha detto poi la didattica strutturalista partendo da questo? Che le persone lasciate a loro stesse possono fare X con diversi tipi di aiuto e diverse intensità e modulazioni di aiuto, le persone possono fare X per, moltiplicato qualsiasi altra cosa. Tutto il nostro apprendimento è interattivo
con altre persone, è tutto basato sul fatto di poter avere un aiuto, un supporto per imparare a fare le cose. Andare in bicicletta, se non c'è qualcuno che mi aiuta all'inizio, che mi dà un paio di spiegazioni, che mi tiene il sellino, che mi conforta, che mi dà, posso anche imparare da solo, ma potrei anche non riuscirci. Tutto, ripeto, tutto quello che noi facciamo, ma questo nel corso di tutta la nostra vita. Noi abbiamo tantissime forme di scaffolding di cui non ci rendiamo conto. L'agenda è una forma di scaffolding, le mie slide sono una forma di scaffolding, la ripresa è una forma di scaffolding. Perché? Perché vi consentono di seguire e poi di riprendere, per esempio di non perdere tempo a prendere gli appunti, perché tanto sapete che dopo le ritroverete già pronte. Questo dovrebbe facilitare la vostra attenzione, cioè il fatto di potervi concentrare su quello che io dico anziché stare lì a scrivere, a copiare le cose che sono scritte qui. Delle volte è difficile da capire, perché io ho dovuto discutere nel corso di una lezione con 480 persone, con una persona che non voleva che io scorressi le slide perché voleva copiare i link. Le pubblico, basta che te ci clicchi sopra, sì, ma io lo voglio copiare, non te lo faccio copiare, non ha senso, va bene? Quindi delle volte anche l'aiuto non è facile da capire. A me piace questa foto, scaffolding è la parola americana che sta proprio per indicare questo, cioè i tubi innocenti, le strutture di tubi innocenti. A me piace questa figura che porto nella formazione sempre, perché mi piacciono tutti quegli omini. Adesso voi avete lo specchio, forse non li vedete, ma queste macchiette più scure sono tutti gli omini che sono lì che costruiscono lo scaffolding. Quelli siamo noi. Siamo noi che siamo lì che lavoriamo per far funzionare le cose. Quello che non funziona in questa rappresentazione è che queste persone sanno già che edificio dovrà crescere lì dentro e la struttura che hanno dato lo rende evidente. Ma noi lavoriamo con degli esseri viventi e gli esseri viventi non vengono su così. Quindi il nostro è uno scaffolding vivente che ci richiede continue capacità di adattamento, quindi di smantellamento e ristrutturazione continua di queste funzioni di aiuto. La caratteristica però che invece lo scaffolding didattico condivide con le altre le strutture vere, quelle dell'architettura, è che quando non servono più vanno smantellate. Quando un palazzo è venuto su, i tubi innocenti spariscono. L'aiuto si modifica e si ritrae mano a mano che il bambino, l'alunno impara. Se io mantengo un alunno costantemente allo stesso livello, cioè con lo stesso tipo di aiuto, non imparerà mai, diventerà dipendente dall'adulto. E quindi io avrò fatto un pessimo lavoro. Quindi la prima regola che vi prego di portare a scuola, che deve essere scolpita nella mente di ogni insegnante, nello specifico di ogni insegnante di sostegno, è che il nostro scopo è quello di renderci inutili. Cioè i ragazzi devono andare avanti senza di noi. E questo bisogna che ce l'abbiamo molto bene nella testa. Perché quando l'eccessivo protezionismo, bene, fa sì che attorno ad un ragazzo ci siano sempre non uno, ma due, a volte tre adulti che guidano, sorvegliano e fanno e decidono, questo ragazzo, finita la scuola, sarà uno che deve vivere chiuso in casa sua, perché fuori dalla scuola il rapporto 1-1, 2-1, 3-1 non esiste. Beh, non esiste. Il nostro scopo è quello di far sì che i ragazzi imparino a fare da soli tutto quello che possono. Quindi noi dobbiamo renderci inutili. Questo è il nostro scopo. Capisco che sembra essere contraddittorio rispetto ad una professione che dice io lavoro se tu hai bisogno di me. Ma il bisogno deve trasfigurarsi negli anni mano a mano diventando
una utilità, non un bisogno di tipo diverso, fino a che quando vai fuori, in teoria dovresti essere in grado di avere una vita autonoma quanto il tuo deficit, la parte ineliminabile del tuo deficit ti consente, ma soprattutto autonomo nella dimensione caratteriale psicologica, perché più io tengo una persona protetta, più quella persona sarà disabile, indipendentemente dal tipo di disabilità di cui soffre. Questo è l'errore, per esempio, che facciamo con molti anziani, che facciamo troppo presto al loro posto tante cose che con un po' di pazienza e magari non tanta perfezione potrebbero continuare a fare per conto loro. Questo invecchia e fa morire gli anziani molto prima. L'altro concetto viene da Vygotsky, quindi siamo sempre in un ambito strutturalista, anche se Vygotsky, voi lo sapete, è vissuto al di là della frontiera di ferro ed è morto molto prima che le sue idee arrivassero in Occidente. In ogni caso, il concetto è quello di sviluppo prossimale, cioè, detto banalizzato, ma il suo non è un concetto banale, ci sono cose che ognuno di noi sa fare, ci sono cose che allo stato attuale dei fatti non sono assolutamente alla nostra portata, e tra questi due ambiti c'è un vastissimo spazio di cose che possiamo fare con aiuto, con quelle forme di scaffolding di cui dicevo prima. Bene? Quindi lo spazio della scuola è questo spazio, non lo spazio delle cose che io so già fare, perché se le so già fare non mi serve tu che me le insegni ancora. Bene, le so già fare. Né la scuola può pensare di insegnare ciò che all'attuale condizione questa persona non è assolutamente in grado di accedere. Bene? Se non è attualmente alla sua portata, non lo è, è inutile che io sia. Bene? Vengo da incontri con una scuola in cui purtroppo per tutta una serie di questioni sembra che il tutto si sia focalizzato sul fatto che un bambino con un disprassia e forse un disturbo specifico di apprendimento collegato alla disprassia possa scrivere in corsivo, stando nelle righe. Ma perché? Perché? Chi è che oggi scrive a mano? Io ho insegnato a scrivere per tanto tempo, non sono, adesso sono anni e anni e anni, prima con le macchine da scrivere e poi con poi computer, io non sono più capace di scrivere a mano, cioè faccio uno sforzo mostruoso per scrivere a mano, bene? Perché? Perché deve diventare questo la frontiera? È come se, ripeto, io ho un ragazzo che non si può muovere e il mio problema diventa che lui si muove. No, cerchiamo di che si muova, non dico che deve star fermo, ma gli darò le ruote, gli darò qualsiasi altra cosa, lo farò muovere in un altro modo, ma se non cammina, non cammina. Se ha le mani che non funzionano, non funziona. Bene. Quindi, tutto ciò che attualmente non è alla portata, se io non sono ancora in grado di distinguere tra due mucchietti, dove ce ne sono di meno di cose e dove ce ne sono di più, cioè non sono in grado di fare una corrispondenza uno a uno e poi di vedere dove rimangono gli altri, è inutile che io introduca i numeri o le operazioni, perché io parto dal secondo piano di una casa che non ha piano terra, che non ha il fondamento. Bene, è inutile che siamo a ottobre della seconda elementare, seconda classe della scuola primaria, e hanno già fatto gli aggettivi qualificativi. Ma Sadi, cosa dici? Bene, allora, quello che attualmente non è alla loro portata, in mezzo dove noi lavoriamo, è ciò che possono imparare a fare con il giusto aiuto. Il giusto, né di più né di meno. Bene? Giusto nel senso di quantità, giusto nel senso di tipo di aiuto. Gli ampi studi sulla mediazione, ci sono libri, il principio però è questo:
che non so se si vede bene questa immagine, ma io me la porto dietro perché mi piace sempre molto, è un fiume, l'altra sponda è là e qui ci sono tutte le pietre per attraversarlo, tutte le pietre a distanza di passo. Bene. Quello che dice il concetto di mediazione è partito da Canevaro, non l'ha inventato lui, l'ha preso da altri percorsi culturali, ma a noi l'ha portato lui, l'ha portato alla sua scuola. Sostanzialmente qual è l'idea? Che se io ho un fiume da attraversare, cioè ho una cosa che devo imparare a fare, ma là dove devo arrivare, questo luogo cognitivo in cui io devo arrivare, è oltre la mia gamba attuale. Allora il mio compito come adulto non è quello di prendere in braccio la persona e di portarla di là, ma è di mettergli le pietre perché possa andare di là con le sue gambe. Non che lo faccio io al suo posto, ma che lui, lei, possano con il loro passo arrivare là dove devono arrivare. Non importa quanto tempo ci mettono, non importa quanta fatica fanno, ma se lo devono fare, lo devono fare e io devo fare in modo che possano arrivare a quell'apprendimento nel momento in cui io ho valutato, io, noi abbiamo valutato che è assolutamente imprescindibile che arriviamo a lì. Questo ve lo risparmio. Quindi quello che io sento tanto spesso quando parlo con gli insegnanti, che leggo tanto spesso, non sa fare, non sa fare, non sa fare, non sa fare. Non sa fare, per dirvi, guardo dei bei, così, un tot di pagine, un pezzo d'Amazzonia, disboscato, così, bene? Apro e penso che si siano sbagliati, cioè che mi abbiano mandato il modello vuoto del PEI, quello che si sono preparati come base e che ciascun insegnante poi ha data per sé. Vado avanti a sfogliare, oh c'è una crocetta a pagina 4, sfoglio, oh c'è una crocetta in fondo a pagina 7, cioè sostanzialmente 40 pagine di obiettivi con 4-5 crocette. E in testa c'era anche scritto selezionare gli obiettivi che interessano l'alunno. Che non vuol dire, parliamo anche di sordità umana delle volte, bene? Provate a mettervi nella mente di quei genitori che aprono questo fascicolo di 40 pagine che il loro figliolo poverino è in 4 crocette. È una pugnalata al cuore, ogni roba che girano, perché quella è già fatta per i disabili. Lo sanno che quello è già un PEI per i disabili. Quindi in un mondo di disabili, lui è ridotto a 4 crocette. Cioè vanno fuori che hanno il cuore sotto le scarpe, capite? Che senso ha, a parte di sboscare l'Amazzonia? Oggi abbiamo tutti nel computer, non c'è mica bisogno di stampare tutta quella roba. Se ho solo quei 4 obiettivi, seleziono quelli e il resto lo scarto. Non lo stampo, non glielo do. I PEI non vanno a Chili, In una di queste lezioni ce n'è una che è dedicata ai PEI. Bene? I PEI non vanno a Chili. E i PEI non vanno a quello che non sa fare. I PEI vanno a quelle 4 cose che io ho valutato che è assolutamente necessario che questo ragazzo impari, che è vitale che questo ragazzo impari, qualcosa che io sono capace di insegnargli, perché io vedo, e lo dico proprio brutalmente, insegnanti che fissano obiettivi e quando io gli chiedo, va bene, come fai a insegnarlo, non me lo sanno dire. Allora l'obiettivo di apprendimento per un allievo è un obiettivo di insegnamento per un insegnante. Se io non lo so insegnare quella cosa lì, è inutile che la scriva, perché non la impara mica se io non gliela insegno. Avrebbe già imparato se avesse potuto farlo da solo. Bene?
Allora, il non sa fare non ci serve, ci serve soltanto nei nostri documenti interni quando noi dobbiamo delimitare, come posso dire, il campo tra di ciò che è attualmente impossibile, capite? Cioè qual è il confine di ciò che è attualmente impossibile e anche di ciò che probabilmente sarà forse impossibile per sempre, anche se non lo possiamo sapere, ma sicuramente ci sarà, perché i miracoli non esistono, non in questo campo. Bene. Quindi quello che noi dobbiamo fare è, ripeto, individuare tra ciò che è necessario che imparino, ciò che possono imparare e come io posso insegnartelo. Questi sono i tre elementi. E poi il quarto è come faccio a capire se gliel'ho insegnato o no. Perché i bei non hanno mai le verifiche dentro. Io ho trovato obiettivo al termine di un intero anno, bene, l'obiettivo di inizio anno, appendere la propria giacca all'arrivo all'attaccapanni, al suo attaccapanni, alla fine di un intero anno di scuola, obiettivo parzialmente raggiunto. Che vuol dire? L'attacca o non l'attacca? Ci sono dei giorni in cui l'attacca e dei giorni no, ci sono delle persone che quando ci sono quelle persone lì l'attacca e quando ci sono delle altre persone non l'attacca, oppure non l'attacca mai e io per 200 giorni di scuola ho lavorato su un obiettivo o non ci ho lavorato, l'ho scritto ma poi non l'ho fatto, boh, parzialmente raggiunto, che vuol dire? Bene. Allora, la didattica è il nostro lavoro. La psicologia è degli psicologi, la pedagogia è dei pedagogisti, la didattica è degli insegnanti. Non sono gli psicologi, i neuropsichiatri, i neuro qualcosa che possono venire a insegnarci come si insegna, cioè la didattica. Se lo chiedete vuol dire che non sapete fare il vostro lavoro e state chiedendo ad un altro professionista che faccia il vostro lavoro. Bene? La didattica è un sapere pratico, perché per quanti libri io possa leggere, se non faccio queste cose nella pratica, non le so, finché non le ho sperimentate, una generazione di bambini dopo l'altra. Quindi la prima domanda è insegnare a chi? Chi è questo ragazzo che è qui davanti a me adesso, a cui io devo insegnare? Perché io devo insegnare a lui o a lei nelle sue attuali condizioni. Quindi capire a chi. E a chi non vuol dire cosa non sa fare, vuol dire che cosa può imparare a fare se io glielo insegno. Insegnare che cosa? Che cosa? Perché decidere che cosa io insegno non dipende in realtà né dalla disciplina né dall'età anagrafica del ragazzo, forse neanche dalla sua disabilità. Dipende dall'esame di realtà che io faccio per quella persona in quel momento. Vi faccio proprio l'esempio più stupido. Se può essere importante per un bambino della scuola dell'infanzia, anche all'inizio della scuola primaria, imparare a colorare dentro un cerchio, riempiendo il cerchio correttamente, campendo completamente la superficie. Perché? Perché è un controllo dell'occhio e della mano, quindi ha un rapporto di sviluppo nel rapporto, ripeto, della coordinazione oculo-manuale importante. Ma se io ho un ragazzo di 16 anni a cui viene ancora chiesto, e non sono esempi che mi invento, di campire un cerchio, la mia domanda è: ma a 16 anni non avrà delle cose più importanti da imparare? Per esempio,
che se a 6 anni era molto carino, che correva incontro alla sua compagna e gli dava un bacio, quando diventa un Marcantonio di 16 anni, alto 1,80 m e pesante 90 kg, non può saltare addosso alla compagna e riempirla di bacini? Quindi, devo decidere per quel ragazzo, per quel bambino, in questo momento, tra ciò che può imparare, che cosa è cruciale che io gli insegni adesso. Per domani, non per adesso, per la sua vita. A 3 anni avrò un bilancio, per Giovanni avrò un bilancio, per Stefano ne avrò un altro. Poi devo capire come gli insegno, cioè in che modo lui può imparare, perché nel come lui impara, così io insegno. E perché? Perché decido queste cose e non un'altra? Scuola secondaria di secondo grado. Ragazzo con importanti problemi anche intellettivi. L'insegnante di storia dell'arte definisce un obiettivo così fatto. Riconoscere una chiesa dalla pianta. Ora, ammesso che possa imparare, ammesso che ci sono un sacco di laureati in storia dell'arte che non sono in grado di riconoscere qualsiasi chiesa da qualsiasi pianta, bene. Ma davvero è importante? Cioè, qual è il perché? Se mi dici che impari a riconoscere la chiesa centrale del luogo in cui vive, quello sì, perché è un'emergenza architettonica che gli serve da organizzazione dello spazio. Bene, sono qui, capisco che posto è questo, da qui sono in grado di capire dove prendo l'autobus per andare a casa mia, oppure dove sono i vigili urbani per chiedere aiuto perché mi sono perso, oppure si chiama al telefono e dico mamma sono davanti al Duomo, mi sono perso. Bene. Ma altrimenti perché? Altro esempio, ragazzo più o meno nelle stesse condizioni, saper leggere la carta storico-geografica del Mediterraneo al tempo di Giulio Cesare? E l'altro obiettivo, espresso anche peggio, conoscere i romani. Quali? Antichi romani, i romani, capite? Come se ci fossero stati quelli e gli altri, romani con la minuscola tra l'altro, manco con la maiuscola. E io ho chiesto, perché? Perché dovrà pur fare qualcosa insieme ai suoi compagni, ma se non capisce quello che sta facendo. Allora, se facciamo un po' di folklore, bene, io metterò molte cose americane, ma la ragione non è che io amo quella didattica chissà che cosa, è che loro mettono tutto su internet così io lo trovo. Gli italiani non mettono niente su internet e io la roba italiana non la trovo, quindi non la posso mettere. Ma se penso che per spiegare l'antica Roma loro fanno le feste vestiti da romani, e a noi ci scappa un po' da ridere, però poi pensiamo che forse un po' di folklore, se facciamo la festa, l'Oktoberfest della birra, perché non vestiti da vichinghi, possiamo anche forse fare una festa vestiti più o meno da antichi romani, ma deve essere una roba che facciamo per divertirci, bene, è un modo per stare insieme, facciamo una festa come una festa in maschera, va bene. Ma se io devo trovare che lì va bene che il ragazzo ci stia con i suoi compagni trovando un modo di farcelo stare, ma che io devo pensare che lui debba ragionare sui romani, che è una roba che non capisce, per stare con gli altri dovrei trovare qualcos'altro per farlo stare con gli altri. Qualcosa di vero, non qualcosa che lo rende ancora più disabile di quello che è.
insegnamento per allievi con disabilità intellettiva, ma, apro e chiudo una parentesi, per tutti, bene, per tutti, deve essere concreto, operativo e ripetuto con piccole variabili. Concreto, cioè ci devono essere delle cose che si toccano, che si schiacciano, che si tirano, che si tagliano, che si incollano, che si appiccicano, che si spostano di qua e di là. Bene? Concreto, operativo, si devono fare delle operazioni, che non sono quelle aritmetiche. Operazione è agire sul mondo. E le operazioni in questo senso sono operazioni che il corpo fa perché la mente apprende, non sono semplici bricolage, sono operazioni cognitive, anche se è il corpo che le fa. Bene, il corpo le fa perché la mente impara dal corpo. Ripetuto con piccole varianti, perché? Perché uno dei problemi dei ragazzi con disabilità intellettiva è quello di non mancare di quella capacità che si chiama trasferimento di competenze da un campo ad un altro. Se voi date ad un bambino comune da fare un giochino con tre ranocchie che saltano giù da una foglia di ninfea, e poi gli date tre coniglietti che saltano giù da un ciuffo d'erba, il bambino comune è perfettamente in grado di trasferire quello che ha imparato con la ranocchia a quello che ha imparato col coniglietto, cioè rifare col coniglietto l'operazione che ha imparato con la ranocchia. Il ragazzo con disabilità cognitiva da solo non lo fa. Quindi noi abbiamo bisogno di insegnare con tante piccole differenze lo stesso principio, lo stesso apprendimento, sperando che la sua capacità di trasferire competenze, poi di generalizzare, poi di estrarre, si rimetta in moto, quindi che riesca almeno un po' a imparare a imparare. Perché non si può insegnare al il mondo una cosa alla volta, capite? Quindi, i tre passaggi che mi aiutano a cercare di far sì che la sua mente impari a imparare sono la manipolazione, che parte da mani ma vuol dire col corpo, faccio la rappresentazione, cioè rappresento quello che ho fatto, e poi l'astrazione, trasferisco in simboli le rappresentazioni. In matematica viene, se volete, molto più semplice, viene molto semplice da spiegare. Io prima ho degli oggetti e diciamo che sto facendo, iniziando l'addizione, bene, ho tre coccodrilli e tre tartarughe, li metto insieme e ottengo cinque animali. Questa è la manipolazione, bene, lo faccio operativamente. Poi qual è la fase della rappresentazione? La fase in cui io non lo faccio questo mettere insieme con gli oggetti, ma lo faccio con delle foto, dei disegni di quegli oggetti che però ancora manipolo, muovo, attacco, come se fossero oggetti reali. Poi, sempre dentro la rappresentazione, inizio a farlo con dei soli disegni, quindi senza più spostarlo, bene? Poi passo all'uso dei simboli, 3 più 2 uguale 5. Sapendo che questo è un circuito che si ripete non solo ad ogni nuovo apprendimento, ad ogni piccolo scalino, ma anche ogni volta che riprendo quello che ho già fatto. Perché l'altra condizione che dovete sempre tenere presente nei ragazzi con disabilità intellettiva è che imparano con grande facilità
prima avevate dato per consolidato. Oh, adesso abbiamo fatto la verifica tante volte, l'ha imparato. Viene a scuola il giorno dopo, sembra che non l'abbiamo mai fatto neanche una volta. Beh, non dovete disperarvi, fa parte del mondo della disabilità e in realtà non è che l'hanno dimenticato. Sembra ormai quasi certo che è un problema di codifica, cioè di codifica della memoria. Sono labili le codifiche della memoria. Prendete l'esempio del computer, quando voi salvate un file con il nome, è come se la memoria perdesse il nome del file. Il file non è scomparso, no? Non scompare niente nel computer, a meno che io non faccia, come si dice, non formato il disco fisso, per il resto è sempre lì. Bene. Io che cosa cancello? Cancello gli indirizzi, che mi permettono di ritrovare quel file. Se perdo l'indirizzo, ho perso il file, ma non è che il file è scomparso. Sembra che anche con i ragazzi con disabilità intellettiva funzioni così. Cioè non è che hanno dimenticato, hanno perso l'indice. Tant'è vero che poi lo riprendono quando, dopo ricominciando. Ma ripeto, l'importante è non disperarsi, perché fa parte del gioco. Sono fatti così. E l'importante è che anche i genitori lo sappiano. Bisogna che glielo diciate subito. Bene, perché riguarda anche loro. Sapeva fare tutto benissimo, si disperano. Che cosa è successo? Ah, no. Fa parte del mondo delle difficoltà legate alle disabilità. Ricominciamo con pazienza, apprenderanno più velocemente, se è una cosa importante la ripetiamo finché poi l'indice non viene più perso. Quindi nei materiali allegati a tutte quelle note, eccetera, voi ne trovate tantissimi di questi esempi. Cioè di variabilità cognitiva dello stesso compito. E questo è importante perché, vi ripeto, ricordatevi che noi non dobbiamo insegnare un'abilità alla volta, ma dobbiamo fare in modo che i ragazzi riescano ad imparare almeno un pochino da soli, perché altrimenti la sfida del mondo è irreggibile. Cioè se ogni volta che devono attraversare una strada e c'è un semaforo diverso da quello che conoscono, se l'apprendimento deve ricominciare da capo, cioè se non hanno generalizzato che cos'è un semaforo, se non sanno cosa fare se il semaforo non funziona, cioè se non hanno queste, non vivranno mai, capite? Perché è impossibile insegnare, torno a ripetere, il mondo una cosa alla volta. Quindi l'insegnamento deve essere sistematico. Non si insegna saltabeccando di qua e di là, perché ho trovato una bella cosa su una rivista, perché una collega mi ha dato una bella idea. Possono essere anche cose che si colgono, spunti che si colgono, ma l'insegnante deve sapere come si costruisce una capacità. Bene, come uno che tesse un tappeto deve sapere come si tesse un tappeto, poi può anche improvvisare un motivo, ma deve anche sapere che se inizia un motivo lo deve finire, cioè deve finire il tappeto. Non può fare un pezzo così, un pezzo così, un pezzo quella, questo non lo faccio, ci lascio un buco. Quindi, voi avete bisogno di che cosa? Di moltissimo materiale. Quindi, di strutturazioni, andate a guardarvi la dispensa sulla strutturazione, guardate gli slide sull'insegnamento strutturato. Ci deve essere un contesto fatto di luoghi, di spazi, di tempi, di attività, di organizzazioni, di materiali che consentano all'alunno di fare il più possibile da solo, prevedendo uno scaffolding intensivo all'inizio dell'apprendimento e poi mano a mano alleggerito l'aiuto, in modo che mano a mano il ragazzo vada sempre più da solo. Poi lo scaffolding, perché è un circuito, ritorna a essere intensivo sulle cose nuove, perché ad ogni cosa che io ho masterito c'è sempre una cosa nuova che viene su. Ma se anche 3 minuti, ogni 10 minuti c'è una cosa che può fare da solo, la fa da solo. Oppure la fa
che l'insegnante è a un metro di distanza, non l'insegnante di sostegno attaccato alla giugulare. Bene, non stiamo arrivando a dei livelli di assistenzialismo nei confronti dei ragazzi disabili pericolosissimo per la loro identità. Il materiale deve essere autoesplicativo, se lo deve fare da solo, in quello che ha davanti deve essere chiaro cosa deve fare. Deve essere errorless, cioè non deve consentire l'errore. Che cosa significa? Che se io ho da mettere dentro dei buchi una adesso non mi vengono le parole, un cubo, una sfera, un parallelepipedo, devo infilarli dentro dei buchi, i buchi devono essere fatti in modo che la sfera non entri negli altri, il parallelepipedo non entri negli altri, affinché il percorso sia guidato correttamente. Con questo io non voglio dire che gli errori siano negativi, voglio dire che se un ragazzo fa più volte la stessa cosa nel modo sbagliato, impara a farla nel modo sbagliato. Noi dobbiamo fare in modo che impari a farla nel modo giusto. Perché dopo diventa difficilissimo cancellare il modo sbagliato di fare le cose. E deve essere autolimitativo. Deve essere chiaro quando inizia e quando è finito. E l'autolimitativo deve essere limitato al tempo che l'alunno può effettivamente avere come disponibilità di attenzione per quel lavoro. È inutile che io metta un lavoro da 5 minuti per un ragazzino che ha 3 minuti di attenzione. Bene, quello che ottengo è un lavoro fatto male, probabilmente un comportamento problema, o se non è un comportamento problema di quello esplosivo, avrò semplicemente fallimento, e disturbo, tutto quello che volete, quindi sarà triste per me, sarà burnout per me, sarà burnout per il ragazzo. Se sono 3 minuti, sono 3 minuti, punto, farà 3 minuti. Poi dopo sarà 3 minuti e 2 secondi e così. Ditemi quando è ora di fare la pausa, perché io poi qui non ho... Allora, quindi lì vi rimando sull'insegnamento strutturato a quelle slide. Adesso faccio vi do alcuni suggerimenti spicci, se volete. Allora, la prima cosa è che bisogna cambiare prospettiva. Quando vi accingete ad insegnare, i problemi non siete voi, non è l'io, e non è neanche quello che il programma. Il programma. Quello che deve essere al centro è la persona a cui io devo insegnare, con tutte quelle condizioni che dicevo prima, cioè che cosa è importante che in questo momento della sua vita impari e come io devo fare per insegnare. Quindi il punto di vista è quello, vi capite? L'insegnante di storia dell'arte che non riesce a sganciarsi dalla sua disciplina, mettendo un obiettivo del tipo quello che vi dicevo prima, bene? È una persona che non riesce a capire che, anche se è un insegnante di storia dell'arte, quando lavora con un ragazzo disabile non è la storia dell'arte ciò a cui deve guardare. Bene? Quello che conta è capire quali strumenti quello che ha studiato danno alla sua professionalità e in che modo metterli al servizio di questa ragazza. Bene? Se fosse anche solo, vi ripeto, insegnargli a riconoscere il luogo del suo paese per capire dov'è, avrebbe già fatto il suo lavoro. Allora, l'altro punto è fate attenzione, perché i ragazzi con delle difficoltà sono le prime vittime degli schermi, degli abusi,
dei soprusi, del bullismo, dei dispetti piccoli o grandi, della commiserazione. Il poverino ne uccide più il poverino che la malattia. Quindi questo è un impegno costante. Il problema non è se quel ragazzo in questo momento è o non è giuridicamente sotto la mia responsabilità, perché è il suo insegnante che ci doveva guardare. Bene? Questo può essere una roba che, se succede un disastro, andate a discutere, il vostro avvocato va a discutere in tribunale, ma didatticamente e per molti versi anche giuridicamente, tutti gli adulti sono responsabili di tutti i ragazzi. Quindi l'obbligo di guardare, di avere occhi che vedono e orecchie che sentono, è ineludibile. Io non posso ammettere che accadano nelle scuole episodi anche gravi di bullismo e nessuno, cioè tutti, hanno il coraggio di dire che non se ne sono accorti. Non è possibile. La scuola è un luogo visibile. Chi non vede è perché stava facendo qualche cos'altro, e quando si è a scuola non si fa qualcos'altro. Su questo bisogna che siamo molto chiari. Questi episodi crescono perché gli insegnanti non guardano, non vigilano, non controllano e, ove necessario, non intervengono e non puniscono. Preparate la didattica. Io sono un insegnante se qualcuno impara da me. Se i miei ragazzi non imparano, io prendo uno stipendio da insegnante, ma non sono un insegnante. Preparare la didattica significa anche essere inventivi, essere creativi. E uno dice, perbacco, ma a me quando ho fatto il concorso non me l'ha mica detto che dovevo essere creativo. Io non sono creativo. Ragazzi, oggi c'è internet. Su internet si trova di tutto. Bene? Iscrivetevi a Pinterest. Io odio i social, quelli in cui uno si rappresenta. Ma dico Pinterest per dire, Pinterest è un posto virtuale in cui un sacco di persone nel mondo raccoglie un sacco di idee sulle cose più importanti. Allora, c'è un sacco di gente che non ha niente da fare. Anche detto, perché io vedo delle persone che hanno centinaia di bacheche in cui raccolgono milioni di immagini e penso che fanno 24 ore quel lavoro lì. Su tutto, dai bei fusti con i muscoli ben visibili alle ricette per cucinare correttamente i cookie del momento. Devo dire però che su Pinterest il mondo sta raccogliendo una quantità di pin, cioè di queste immagini, di attività didattiche, di lavori didattici, su tutto. Ci trovate la matematica, ci trovate robe per l'autismo, ci trovate gli OT, che non mi viene mai come si chiamano in italiano, in inglese è l'occupational therapist, in Italia si chiamano terapisti occupazionali. Bene, i terapisti occupazionali nei paesi anglosassoni, anche in Italia, ma da noi lavorano solo negli ospedali. Per esempio a Montecatone, dove fanno la riabilitazione, ce ne sono tanti. Quelli che fanno la riabilitazione post ictus, ce ne sono tanti. Da noi non lavorano nelle scuole ed è un peccato. Il loro profilo professionale è quello di insegnare a fare concretamente le cose. Sono quelli che insegnano ad allacciarsi le scarpe, a vestirsi, a svestirsi, a impugnare correttamente la matita, a tagliare, a incollare, a fare anche ad usare il computer, nel senso
come posso dire, operativo del termine, non nei programmi che ci vanno dentro, che studiano anche gli adattamenti che sono necessari. Quindi trovate davvero milioni di cose, basta copiare. Bene? Passare un po' di tempo a navigare, questa gente ha già scelto. Bene? Tra l'altro vi mandano praticamente tutti i giorni. Ehi, Graziella, splendide idee per te. E poi ti mandano, per cercare di capire a cosa ti interessi, ti mandano anche delle cose varie, per cui le ricette, i fustacchioni, le ragazze in bikini, e uno poi si fa anche un po' di risate volendo, perché non vediamo di solo lavoro. Detto questo, però, davvero c'è una infinità di cose. Tra l'altro stanno in pochi anni, la disponibilità è adesso stanno arrivando tutti gli spagnoli, per esempio. Stanno mettendo sulla didattica un sacco di materiale. Bene? Ora il vantaggio è che la maggior parte di queste cose, essendo fatte per ragazzi disabili, prescinde dal linguaggio o ha pochissimo linguaggio. Per cui anche se ci sono dei materiali con qualche parola, oggi con i software che modificano le immagini si può fare davvero qualsiasi cosa. C'è un sito che vi consiglio di esplorare che si chiama Teachers Pay Teachers. Gli insegnanti pagano gli insegnanti, www.teacherspayteachers.com. Qui gli insegnanti, tantissimi insegnanti, soprattutto anglosassoni, quindi di lingua inglese, mettono a piccolo reddito i loro materiali, spesso bellissimi. Quindi, che so io, con $3 vi potete scaricare dei materiali didattici fantastici. Poi è vero, alcuni sono scritti in inglese, però sono anche molto semplici. Per esempio, una cosa fantastica è una specie di lenzuolo in cui in tanti piccoli riquadri sta scritto tutta un'unità didattica, se volete, su come si va al ristorante. C'è tutto in tanti riquadri. Allora, uno spende $3, lo compra in inglese, se lo traduce in italiano, perché tanto, ripeto, è l'inglese, di questo tipo di inglese è un inglese basic, lo capisce chiunque, bene? E ha un'unità didattica preziosissima, perché tra l'altro molti di questi materiali sono fatti da insegnanti che da una vita insegnano sulla disabilità. Per esempio i materiali di gente che da una vita insegna le persone con i ragazzi con autismo. E quindi sa molto bene come funziona. È chiaro, quello che gli manca è il potere sociale, cioè come tutto questo si connette ad una classe, al lavoro di una classe inclusiva. Però intanto portiamo a casa questo, l'inclusività ce la mettiamo, almeno quella l'avremo sviluppata. Per dirvi, questo che cos'è? È uno scaffale. Questo è stato pensato per un, in questo caso è un bambino, che ha difficoltà ad afferrare la palla, a coordinare le mani per afferrare la palla. È chiaro che se io continuo a farlo provare e continuo a fallire, si demotiva e non lo farà più. Bene. Allora qui che cosa hanno pensato? Gli metto un paio di guantini di lana, nella palla prendo una palla morbida, gli attacco il velcro, basta che lo tocchi, tac, il velcro si attacca. E ottengo il risultato. Che cosa vuol dire? Che anche con un piccolo, con approssimando il movimento, io ottengo il risultato e quindi faccio sì che l'attività diventi desiderabile, perché nessuno desidera continuare a fallire. Non mi diverto neanche. Quindi sono trovate migliaia di queste piccole soluzioni che possono essere risolutive di grandi problemi.
questo pacco di slide, facciamo un attimo di pausa. Io qui ho trovato messo insieme alcune slide per farvi vedere dei semplici blocchi di Lego quanta didattica operativa possono consentire. Quindi, come partendo da un materiale non strutturato, generico, che serve per fare tante cose, si può fare della didattica strutturata a prezzo zero, ma ad alto valore cognitivo. È un esempio. Facciamo la pausa e poi un quarto d'ora. Allora, stavo dicendo che questa serie di slide che vi faccio vedere adesso sono chiaramente un esempio di come si può impostare una didattica operativa che consenta, con anche oggetti di uso comune, di realizzare degli apprendimenti significativi anche a livello complesso, ma in modo che non sia complessa la loro realizzazione. Bene, sono apprendimenti che, se le affrontiamo dal punto di vista puramente teorico o astratto, diventano irraggiungibili. Se invece sono accompagnati, sono preceduti da molto naturale, perché il modo naturale che hanno, che abbiamo di imparare noi, è quello che ha il bambino piccolo, cioè in realtà giocando, manipolando, muovendo delle cose, facendo delle esperienze. Tant'è vero che noi spesso non ci accorgiamo neanche che il bimbo piccolo sta in realtà mettendo in atto delle sequenze innate di apprendimento, no? A volte diciamo che gioca, a volte non sappiamo neanche, non siamo neanche fino in fondo consapevoli del perché lo faccio. Certamente non lo sa il bambino, ma sono i programmi innati della nostra mente che avviano l'apprendimento. Quindi, per esempio, questa serie di slide, ripeto, si basa sull'uso dei Lego. I Lego, sapete che ci possono essere anche quelli più grandi, ci sono quelli più piccoli, quindi sono anche già di per sé adattabili a diversi tipi di manipolazione, quindi di capacità manipolative. In genere, comunque, la maggior parte dei bambini piace unirli, smontarli, quindi hanno una buona base, hanno una buona variabilità di colore, per cui ci consentono di scegliere o di lavorare sul monocromo o di lavorare sul codice colore, a seconda del tipo di apprendimento che dobbiamo sviluppare. Ricordatevi però che quando lavoro in termini didattici, sia la scelta dello stesso colore, sia la scelta dei diversi colori non è casuale, non è lasciata a caso. Se uso più colori ci deve essere una ragione per cui lo faccio. Perché altrimenti diversi colori possono creare confusione quando si lavora in termini di apprendimento, quando il bambino gioca fa colore. Allora, torno all'esempio di prima, dov'è? Questo. Qui per esempio è stato costruita una struttura che consente di lavorare sulla simmetria bilaterale, senza che la si chiami simmetria bilaterale, senza che si debba affrontare il lavoro teorico delle simmetrie. Bene, non è quello, non siamo a quella fase lì. Questa è la fase in cui io faccio delle esperienze con le mani e guardo con gli occhi, ottengo degli effetti, dei risultati. Qui per esempio è stata creata una linea verde, che è l'asse di simmetria, quello che noi sappiamo essere l'asse di simmetria. E poi viene data al bambino, o lui si costruisce, una parte di struttura da un lato e poi deve ribaltarlo dall'altra parte uguale. Può fare degli errori, ma poi se ne rende conto confrontandoli.
È chiaro che questa è già una struttura complessa, ci possono essere strutture molto più semplici, bisogna fare attenzione al, ripeto, all'uso del colore, però in realtà attaccare un blocco lungo e poi uno corto dalla parte giusta, quindi cominciando partendo dall'asse di simmetria andando verso l'esterno, il bambino impara a fare operativamente quella che poi, se ci arriverà, sarà una simmetria bilaterale, altrimenti no. Ci sono poi moltissimi altri livelli operativi da fare sulle simmetrie bilaterali, ma qui voglio solo focalizzare alcuni dei tanti usi dei Lego. Quello è un uso dei Lego come torri per il passaggio tra la manipolazione e la rappresentazione nella costruzione della cardinalità del numero, cioè del numero come quantità. Allora, se io uso il numero come quantità, cardinalità del numero, l'aspetto cardinale del numero, a 5 corrispondono 1, 2, 3, 4, 5 oggetti. Bene. In questo caso i 5 blocchi sono stati utilizzati i colori per distinguere i blocchi, cioè perché rimanga la memoria dei 5, delle 5 unità che ho assemblato per ottenere la quantità 5, e poi accanto ci sono i riquadrini che vengono colorati, quindi la torre di Lego viene rappresentata con un disegno. Quello che ho fatto operativamente rappresento con il disegno, vedete? E poi accanto io ho il numero 5, quindi ho manipolato, ho rappresentato e poi ho l'astrazione, il codice, il numero 5, do il numero. E ho tutte e tre le fasi nello stesso esercizio, quindi vuol dire che ho già fatto delle rappresentazioni, delle manipolazioni, delle rappresentazioni e adesso sto agganciando le tre fasi per potenziare, diciamo così, l'aspetto cardinale del numero. Questo è, non so perché l'ho messo lì, probabilmente perché ho sbagliato a incollarlo, non c'entra niente con il Lego, ma lo usiamo lo stesso, è un'attività di coordinamento occhio-mano, molto divertente perché è un gioco del pallone, è fatto con un piccolo pallone e sono state messe delle piccole scarpette nelle dita in modo da giocare a pallone con due dita. Questa è un'attività molto importante per sviluppare queste due dita. Quando noi lavoriamo con sviluppiamo la mano, la manualità, noi dobbiamo sviluppare l'attività, diciamo, della pollice come opposizione alle quattro dita, che è, se volete, la prima forma che il bambino ha. Poi dobbiamo differenziare le dita. La differenziazione in genere avviene tra le prime tre dita, che sono quelle che lavorano di fino, per esempio nella presa trigode per scrivere, e le altre due dita che sono le dita di appoggio. Bene? Però è fondamentale che le dita siano sviluppate anche ognuna singolarmente dalle altre. E in questo caso questo gioco del pallone, questa partita di pallone fatta con le due dita che vengono usate per calciare, tra virgolette, è un'attività che può essere molto molto divertente e che è un modo per fare un'attività visuomotoria che non abbia quelle stupidaggini del faccio i zigzag, disegno i zigzag su un foglio di carta che non servono assolutamente. Quindi è venuta incollata qui, ma si vede che avevo del posto e quindi è finita. Allora. Torniamo ai nostri Lego. Lego per introdurre l'addizione. Quindi io ho due Lego già insieme, poi ho il segno operatore più, poi ho tre Lego, poi ho il blocco ottenuto mettendo tutti questi Lego insieme. Bene. Sotto ho il codice, quindi ho il numero. Ed è quindi manipolazione collegata all'aspetto astratto,
rapporto di codice significa che tra il numero 5 come io lo disegno e la quantità 5 c'è un rapporto di codice, cioè noi ci siamo messi d'accordo che quel segno scritto in quel modo rappresenta quel tipo di quantità, perché in realtà tra il disegno del 5 e la quantità 5 non c'è nessun rapporto di similitudine. Quindi io posso con i Lego fare facilmente delle attività legate alle operazioni aritmetiche, perché posso dividere un blocco in parti uguali, cioè fare, prendere, che so io, 10 e poi dividerli in tante parti uguali, posso prendere 7 volte due blocchi e metterli insieme e vedere quanti diventano. Quindi posso fare tutti i tanti aspetti di manipolazione con i Lego in modo simile all'attività che poi i bambini fanno giocando. Questo è la progressione dei numeri, la progressione dei numeri naturali fino a 9. E vedete che c'è questa scala che aumenta? Perché questa è la progressione dei numeri naturali. I numeri naturali proseguono aggiungendo più 1 se vado in questa direzione, togliendo quindi meno 1 se vado nell'altra. Io non lo devo spiegare in questo modo ai bambini, che l'insieme dei numeri naturali si ordina più 1, meno 1, non ha senso. Ma ha molto senso che io faccia molte di queste attività, perché così lo vedo in termini operativi. Non solo, ma nel momento in cui io ho una base comune e una serie di numeri che aumentano, ho visto dall'altra parte che diminuiscono, io ho già, se li tiro una riga, l'introduzione operativa al maggiore e minore, dipende da che parte lo guardo, da che parte giro la mia rappresentazione. E quella cosa che nessuno capisce mai, qual è il segno, dove lo devo girare quel segno perché dica maggiore e minore, dove lo devo mettere, perché non ho fatto la parte operativa, perché se faccio la parte operativa non capisco benissimo qual è la parte più grande e qual è la parte più piccola, quindi da dove lo devo girare. È la manipolazione che guida, se io non lo faccio non lo capisco, non lo capiscono neanche gli altri, si ammaestrano, quindi imparano a farlo nel modo come io glielo ho insegnato, ma non vuol dire che l'hanno capito. Questo qui è un gioco che si gioca con i dadi, con il Lego e con i dadi. L'insegnante ha preparato un vassoio e nel vassoio ha preparato la prima posizione, il primo addendo, la seconda posizione, il secondo addendo e poi non capisco se c'è un uguale o un altro addendo, ma comunque non ha importanza, cioè ha già preparato la struttura dell'operazione. Il bambino tira il dado, viene fuori il primo numero, deve prendere tanti unità di Lego, quanti pallini ci sono sulla faccia del dado. Guardate, è un'operazione tanti quanti, ed è un'operazione complessa, ed è l'operazione che introduce al numero naturale come classi equipotenti, cioè tutti gli insiemi fatti di tre elementi sono raccolti nel numero 3, ve lo dico perché è passato una vita da quando l'ho fatto, non mi ricordo la definizione corretta, ma ci guardate su un libro di matematica è così, cioè il numero 3 rappresenta tutti gli infiniti insiemi equipotenti di 3. Quindi io devo fare tanti insiemi equipotenti di 3 perché il bambino capisca che cosa è 3. Bene. Allora in questo caso, ripeto, c'è il passaggio dai pallini del dado ai Lego e volendo sotto si può anche cominciare a introdurre il numero che rappresenta quella quantità e lo vedete qui più là sotto c'è l'uguale, quindi qui c'è il risultato che è stato dato dal dado rosso, quindi vedete che c'è anche un collegamento codice colore, lì c'è il risultato che è dato dal dado giallo e là c'è il risultato finale mettendo insieme tutte le due cose. Questo è un'attività che introduce alla stima delle lunghezze.
introduce innanzitutto operativamente il concetto di unità di misura. Unità di misura è qualsiasi unità che io uso per misurare qualcosa. Poi ho le unità di misura, quelle riconosciute dai sistemi internazionali, il metro, il grammo, il litro, che adesso forse non c'è più, il chilo, quello che volete, ma ho infiniti altri sistemi, tantissimi altri sistemi. Uno di questi sistemi è, per esempio, che io posso cominciare a misurare delle lunghezze non usando un centimetro, ma usando i blocchetti di Lego, perché quello che conta è che l'unità di misura deve essere sempre uguale. Cioè, io posso dire 5 blocchi se i blocchi sono sempre uguali, se no l'unità di misura non funziona più. Quindi io posso non solo calcolare una lunghezza e dire che quella riga vale 12 blocchi, è lunga 12 blocchi, 12 Lego, unità di Lego. Ma l'invito qui è che dopo aver stimato a lungo, dopo aver fatto molte di queste esperienze, si chiede al bambino di stimare, secondo lui, quanti Lego potrebbero essere necessari per ricoprire quella riga, andando poi a vedere se è vero. Ora, non pensate che sia troppo difficile, perché a volte, usando l'operatività, i bambini, anche disabili, possono dimostrare di avere delle capacità che noi non sospettiamo. In ogni caso, è chiaro che vediamo che non funziona, bene, però tentiamo una volta, vediamo. In ogni caso, con i bambini a sviluppo comune si fa, perché è importante che imparino a stimare occhio. Se imparano a stimare occhio, difficilmente poi, quando fanno le equivalenze, scambieranno un etto di prosciutto con un quintale di prosciutto, perché non hanno capito che cos'è un'equivalenza. Quindi qui vedete che tra l'altro introduce una stima non solo sui percorsi rettilinei, ma anche su un percorso che ha un angolo. Quindi è difficilino questo esercizietto qui, ma fatto operativamente in realtà è alla portata di quasi tutti, i ragazzi. Quindi questa è un'attività introduttiva alla misura di superficie, sempre con il mio blocchetto di Lego. Devo riempire un camion, devo riuscire a caricare sul camion. Gli esercizi si fanno in un senso e nell'altro. Bene, in un senso devo riuscire a caricare sul camion tanti blocchi quanti me ne dice il numero. Dall'altra parte devo riuscire a aspettate che adesso mi sta sfuggendo. Dunque, metterne tanti quanti dice il numero e metterne, riempire il camion al massimo possibile e poi vedere quanti ce ne stanno, cioè scrivere il numero dopo, contarli dopo. Bene, l'esercizio diretto e inverso. Si va sempre in entrambe le direzioni. Allora, qui è stato usato un camioncino di una certa misura e i mattoncini di Lego. Qui sono stati usati degli altri quadratini di plastica. Bene, il principio non cambia. È chiaro che bisognerà avere tanti camioncini di diverse misure, più piccoli, più grandi, e riuscire a capire quindi quello spazio di carico con quanti di questi tasselli viene riempito. E questo è un avvio alle unità di misura e alla misura delle superfici. Un avvio di tipo operativo, che può poi diventare che cosa? Un calcolo di una superficie. Quanti ce ne stanno lì? 3 per 4. Quindi vedete che io ho già quelli che vengono chiamati gli schieramenti. La moltiplicazione come prodotto di uno schieramento, 3 per 4. Quindi operativamente io ho già tutta una serie di strutture mentali pronte per quando ci metterò sopra l'aspetto teorico. Se ovviamente il ragazzo ci può arrivare. Ma a fare questa, che è la parte operativa, ci arriva di sicuro. E quindi questo è lo zoccolo. Poi sopra costruiamo tutto quello che si può.
il grafico introdotto con mettendo le macchinine, bene? Sistemi mezzi di trasporto, 1, 2, 3, 4 macchinine, qui ho degli oggetti che volano, qui ho degli oggetti che vanno sull'acqua, ma come passo da questo al grafico? Passo mettendo un blocco di Lego attaccato sulla mia base, quindi faccio proprio la torre, uno per ogni, che so, usiamo il blu, per ogni mezzo che viaggia sulla Terra. Bene, ne ho 1, 2, 3, 4, metterò il primo blocco per questo, il secondo blocco per questo, il terzo blocco per quello, il quarto per quello. Poi prenderò un altro colore, farò un'altra colonna per questo, l'altro per questo. E a quel punto avrò già il mio grafico impostato. Ho un grafico operativo senza avere fatto nessuna teoria, ma avendolo fatto nella pratica. Ed è così che si capisce che cosa è un grafico. E voi capite che poi a questo punto è infinito quello che io posso fare. Quanti tipi di frutta, quanti bambini, quanti maschi, quante femmine, quanti biondi, quanti bruni, quanti quello che volete. Quindi questi erano fin qui esempi di Lego. Questo è un esempio che non è, siamo fuori dal Lego, ma è un esempio comunque operativo. Cosa c'è sostanzialmente? C'è un dado che è con i numeri, c'è un dado che ha delle facce colorate, c'è un dado che ha dei segni operatori più o meno. Ho tanti abiti e ho tanti bottoni di colori diversi. Si tira il primo dado per avere la quantità, 1, il secondo dado per avere il colore, blu, il terzo dado per dire se lo aggiungo o se lo tolgo il bottone. Quindi qual è alla fine la gara? Che vince il primo che mette tutti i bottoni al suo abito. Qual è il potenziale di questo esercizio? Che io potrei anche finire nei numeri negativi, perché se io ho un solo bottone e viene fuori il meno e il 2 e io li devo tirar via e non li ho, cosa faccio? Vado in prestito alla banca del bottone? E chiedo alla banca del bottone se mi presta dei bottoni per poterli restituire? E dopo come tengo il conto del prestito che mi ha fatto la banca? Quindi vedete che il gioco può essere semplificato, posso togliere la variante colore, per esempio. Posso togliere la variante, anzi posso iniziare con solo la variante aggiuntiva, ma pensando a che cosa succede se io vado oltre. Perché se io qui ho 2, 4, 6, 8, 10 bottoni, se con l'ultimo tiro arrivo a 12, vado oltre quello che devo completare. Allora cosa faccio? Inizio un altro abito? Oppure vengo penalizzata e devo tornare indietro di 2? Vedete quante varianti di gioco io posso introdurre? A seconda del livello dei bambini, di come gioco, di a che punto sono con l'insegnare le cose. Quindi dei bambini in difficoltà lo giocherò più semplice. Bambini che hanno dello sbuzzo li farò giocare a livello complesso per vedere come se la cavano. Non gliela do io la soluzione. Aspetto che se la inventino se ho dei bambini che hanno della birra. Perché noi dobbiamo anche dare impegno a quelli che possono andare avanti, non solo a quelli che hanno difficoltà. Questo è, se volete, abbastanza simile. Sono dei contenitori di uova, da uova. Le cose con cui si gioca sono quegli ovetti che stanno dentro gli ovetti Kinder. Bene. Si comprano anche, non è necessario strafogarsi di ovetti Kinder per averli, si comprano su Amazon a sacchetti così,
Bene, ci sono monocromi e policromi, quindi si possono anche avere di più colori. A più questo che è più a forma di cilindretto, ma ci sono anche quelli a forma proprio di ovetto. In questo caso sono tutti gialli, ma ogni bambino ha un colore attaccato al suo ovetto. Bene? Si tira il dado. Ah, ci sono delle isole che sono quelle in cui ti impantani se ci finisci. Pensate al gioco dell'oca, bene? Torre o al Monopoli, tutti i giochi sono più o meno così, bene? Allora, si tira il dado e si avanza di tante posizioni quante le dice il dado. Cosa succede? Se finisco nell'erba sto fermo un giro, bene? Chi vince, chi arriva in fondo per primo, ma è per dire che io posso fare un sacco di addizioni, ma potrei anche fare un sacco di moltiplicazioni, perché se io prendo due dadi, il primo è la quantità, il secondo è quante volte la devo replicare. Bene, 2 moltiplicato 3, devo fare 2 passi ripetuti 3 volte, una volta, 2 volte, 3 volte. Quanti passi ho fatto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Introduzione operativa. Posso metterci il dado con il segno meno, cioè che mi obbliga a tornare indietro. A seconda, quindi posso mettere addizioni e sottrazioni e alla fine avrò fatto un'espressione in realtà. Più 3, meno 2, più 7, meno 4, più... avanti. Questo è un esercizio di abbinamento tra una quantità rappresentata dal numero di palline nel dado lassù e il numero cardinale che rappresenta quella quantità. Quindi il bambino deve semplicemente bollare sulla zucca, in questo caso sapete che nei paesi anglosassoni Halloween viene interpretato in infinite materiali didattici, la zucca è molto presente, le attività con le zucche sono molto presenti nella didattica, piace molto, noi forse un po' meno, ma non siamo mica obbligati a metterci la zucca, possiamo metterci un po' povero, quindi bolla, diciamo, il numero che rappresenta la quantità indicata dal dado. Sembra una roba banale, ma vi ripeto, siamo proprio alla base del concetto di cardinalità. Il numero rappresenta quella quantità. Qui questo dà tutti e tre i passaggi, quindi mi dà il numero, ci sono i pallini che rappresentano quel numero, quindi il bambino deve trovare nei suoi dadi il dado che ha quel numero di pallini, tanti quanti, e il numero uguale a quello che è rappresentato là, quindi quantità con quantità, numero con numero. Quindi siamo, diciamo, in una fase iniziale di un apprendimento. Quello è un esercizio sempre con gli ovetti che si aprono e si chiudono. Allora, fuori dall'ovetto c'è scritto il numero. Il bambino deve capire quanti pallini e quanti oggetti ci sono dentro. Quanti ce ne sono? Fammi vedere con le dita. Ce ne sono così. Andiamo a vedere se è vero. Apriamo. Dentro ci sono i palletti e in questo caso sono i pappagalli, insomma ci si mette come si può. Quindi è anche questo un'attività giocosa che fa sempre lo stesso lavoro. Cardinalità del numero, con un collegamento operativo, rappresentazione, diciamo, astratta e codice. Le frazioni che nessuno capisce. Le frazioni sono una tragedia. Perché?
perché non si fanno operativamente e quindi i ragazzi non sanno che cosa stanno facendo. Bene. Allora, fare le frazioni con la cioccolata è una roba che qualche volta si fa con la cioccolata vera, il più delle volte si fa con la cioccolata fotografata, rappresentata. Questi si stampano da internet, quindi proprio semplicissimo. Stampanti a colori, si stampano, si ritagliano. Ci sono, questa è proprio cioccolata vera, è la Ashley's, insomma è una cioccolata famosa, molto amata. E quindi sulle tavolette, che sono quelle vere che uno va a comprare, si fanno tutte le operazioni e quindi anche tutte le frazioni, quindi si fanno anche tutte le frazioni equivalenti. Vedete, 3 dodicesimi o un quarto, e qui si vede bene che è una di 4. Vedete? Bene. 6 dodicesimi o un mezzo, e si vede bene che è mezza tavoletta. Non ho bisogno di strologarmi chissà dove. Lo vedo. Oh, non vogliamo usare la pizza per insegnare le frazioni? Non si può. Bene. Allora, questi sono lavori anche un po' impatacosi fatti da bimbi piccoli, ma voi vedete che in realtà l'introduzione operativa è possibile anche in bimbi molto piccoli. Perché, per esempio, questa è tipo una 4 stagioni. E è stato chiesto ai bambini di metterci le cose che gli piacevano. Quindi lì ci sono le fette di salame, qui ci sono i funghi, quella roba verde che confesso che non so cos'è, ma sono pizze americane e non ci arrivo, e quell'altra è semplicemente una margherita, direi, vedendo così. Non, più in là di questo l'ho masato, non masato. Però vedete che in questo modo, per esempio, la divisione in quarti, bene, la 4 stagioni che ti inventi come ti piace te, diventa molto semplice. Ma ovviamente io poi posso fare le due metà, posso fare molte più parti, vedete, queste, anche questa è tutta roba che si scarica da internet, quindi la scarico e la do. Questo è molto carino perché c'è la... ogni ragazzo si prepara la sua pizza preferita con tutti gli spicchi che sono già determinati, cioè quanti spicchi ci devono essere. Poi l'insegnante mette sotto il foglio che dice che parte è quella lì della pizza. Bene? Quindi io tiro su e dico questo qui è un sesto, sì, 3 di 6, è un sesto di pizza. Quindi ho il passaggio alla frazione, ma con tutto un aspetto manipolatorio, manipolativo, giocoso, di conversazione, di socializzazione. Pensate a mettere un gruppo di bambini che deve decidere qual è la sua pizza preferita e come si suddividono gli spicchi. Quante me ne toccano a me? Siamo in 3, abbiamo 6 spicchi. Quanti ne faccio io? Quanti ne fate? Poi li lasciate lì a risolvere la questione. Questo è un poster che si può comprare, che non costa pochi dollari, ma che è replicabile facilmente, in cui ci sono tutte le frazioni, tutte lavorate con la pizza. Bene, tutte fatte vedere con la pizza. Questo usa lo stesso principio, ma non lo fa con la pizza, lo fa con i piatti di plastica. E li chiama i fiori, li chiama fiori, tipo spicchi di margherita, ma anche queste sono tutte idee così. Le perline o le perlone, perché noi possiamo avere piccole perché hanno qua una manipolazione, grosse, più grosse perché hanno una manipolazione più difficoltosa. Infilare le perline è un'attività fino-motoria di coordinamento occhio-mano molto importante. Ma quando ho infilato tutte queste perline, che me ne faccio?
una volta farò il braccialettino per mia sorella, una volta farò il braccialettino per la mia amica del cuore, però dopo un po' braccialettini che escono dalle orecchie. Allora facciamoci della matematica, quindi cominciamo a fare per esempio il non solo 3 perline rosse più 2 blu, bene? Oppure i ritmi, una rossa, una blu, due gialle, una rossa, una blu, due gialle, una rossa, una blu, due gialle. Oppure cominciamo a fare raggruppamenti in decine. Allora, in questo caso è usato per introdurre il concetto di cambio alla decina. Quindi io ho 3 braccialettini da 10, ognuno da 10, quindi ho le 3 decine e le 4 unità sciolte. Sotto ho un altro braccialetto che vale 10 e ho 1, 2, 3, 4, 5, 6 unità sciolte. Se io metto insieme questo con quello, ottengo un altro braccialettino da 10. Bene? Lo faccio. E a questo punto lo metto di là. Nel posto delle perline sciolte, che cosa ci rimane? Ci rimane 0. Il posto rimane vuoto. Quanti braccialettini ho messo insieme alla fine? Da 10. 3. Uno ce l'avevo che fanno 4 e uno l'ho fatto e fanno 5. Ho già fatto il cambio alla decina. Operativamente. Bene? È chiaro che quella struttura, secondo me, non è strutturata abbastanza. Io qui ho cercato di passarci sopra con le righe, tracciando delle righe sul disegno, quindi per me il posto delle decine, quello delle unità, va separato meglio, così come del primo e del secondo addendo, così come vanno separate qui le unità e le decine, il primo e il secondo addendo, perché i bambini devono avere chiari i posti, mentre là in quella struttura i posti non sono chiari, non sono ben delimitati. E se noi invece parliamo di valore posizionale delle cifre, io la posizione devo averla limpida, chiarissima, indiscutibile. Quindi quello là è il posto delle decine, questo è il posto delle unità. Quando si arriva a 10 si cambia e si passa di là. Questo è un esempio di mattoncini tipo Lego, anche se non sono Lego, ma di quella famiglia lì, che è usata per comporre le parole. Bene, allora l'insegnante dà la striscia con la parola e il bambino deve trovare i pezzi con le letterine per ricomporre quella parola. Ma può anche essere vero il contrario. L'insegnante dà i 3 pezzetti di sopra e il bambino deve trovare il pezzo sotto con la scritta da attaccarci. Analisi, sintesi, fonologica. Ho i due capelli. Poi da questa che è la fase operativa si passa alla fase rappresentativa, quindi ci sono già disegnati i blocchi e il bambino scrive, separa i blocchi e scrive la parola che ha ottenuto. Quindi ricopia la parola che ha ottenuto. Un altro gioco, i muffin. Noi abbiamo tante basi di muffin con il numero scritto sopra, poi abbiamo tanti di sopra, diciamo, di muffin con le perline attaccate corrispondenti alla quantità. C'è il velcro, non si vede, ma lì sopra c'è il velcro, quindi bisogna abbinare il cappello al muffin. Giusto. Anche questo è un gioco di abbinamento quantità. Vedete, tutte variabilità percettive, ve ne ho dette alcune, ma se guardate i materiali che ci sono online ne trovate infinite, che fanno tutti lo stesso lavoro cognitivo in tanti modi diversi. Questo è contiamo con le dita, ma se io sto lì che conto con le dita,
come faccio poi a operare? Bene, allora usiamo le dita di qualcun altro. In questo caso, questi sono delle manine di gomma, ma si può fare anche molto bene con i guanti, quelli di plastica, di lattice anche, magari imbottiti dentro con qualcosa. Si chiude sotto, si incolla la parte del dorso, si lasciano libere le dita, in modo da poter tirare su e giù le dita, e a quel punto io posso avere non soltanto due mani, ma ne posso avere tre, ne posso avere quattro, quante ne pare. Perché contare con le dita, al contrario di quelle che dicevano le nostre insegnanti, è molto utile. Il problema è, vi ripeto, che siamo limitati dal fatto che se uso le mani per contare non le uso per agire. In questo caso ne ho quante me ne pare, quante ne voglio. E ci sono anche di questo, se guardate, ci sono infinite varianti. Quelle fatte semplicemente con la mano ritagliata, incollata con le dita libere, che però ha il difetto che si rompe essendo carta con grande facilità. Posso usare della gomma, posso usare i guanti. Nel caso di bambini che abbiano delle grosse difficoltà manipolatorie, posso usare proprio i guanti di gomma da cucina, che sono belli grandi, ben riempiti di cotone idrofilo o di riso o di quello che volete, in modo che si possa manovrare bene. Questo è, sono i laboratori di scienze, che oggi sembra che se non abbiamo il laboratorio che costa 700.000 euro non lo possiamo fare, e invece il laboratorio di scienze si fa con niente. Bene, questa è la capillarità, sono dei vasetti con dei colori, con del tessuto di quello che travasa da un colore ad un altro. Bene, quindi la roba più banale del mondo. Questo è un modo per fare un'attività, se volete, di tipo artistico, che ha la caratteristica di ordinare dal più grande al più piccolo una serie di cerchi. Dal punto di vista cognitivo, il più grande è quello che contiene tutti gli altri, il più piccolo è quello che è contenuto da tutti gli altri ma non ne contiene nessuno. Ci siamo su questo? Questa è la definizione teorica. Ma se io la vado a dire a un bambino o a un ragazzo in questo modo, non capisce niente. Ma qui si vede molto bene. Il viola, l'azzurro e il giallo sono il più grande, il viola, in mezzo, adesso sto parlando di questo, il viola, l'azzurro e il giallo è il più piccolo perché è contenuto negli altri due, ma non potrebbe mai contenere al suo interno gli altri due, l'azzurro è quello che sta in mezzo perché contiene il giallo ed è contenuto nel viola, ma non può contenere il viola è quello che contiene gli altri due. Bene? Quindi ho un corretto ordinamento grande al più piccolo, anzi sarebbe più corretto dire dal più grande al meno grande, bene, senza fare della teoria, ma ottenendo un prodotto molto carino che può diventare un bigliettino d'auguri per la festa della mamma, una decorazione, un segnalibro, quello che vuoi. Questa è una trasposizione moderna delle macchine della Nicole Picard. Chi ha fatto la didattica della matematica negli anni 60 sa che Nicole Picard è stata una delle delle pioniere della didattica della matematica, e diceva che le operazioni si insegnano come macchine, cioè sono delle macchine che producono degli effetti. Bene. Allora, lei, la Picard, li rappresentava con dei blocchi di disegno. Bene, allora, il primo operatore qui, il secondo operatore qui, due condotti qui in più, sotto il risultato. Bene, questo che cos'è? La macchina della Nicole Picard trasformata in una roba che io posso fare con degli oggetti. Qui è un tubo di quelli
da impianto idrico, bene, e sopra ci sono due bicchierini di plastica bucati di sotto, poi qui è aperto e sotto c'è il contenitore del risultato. Qui c'è del velcro e quindi lì si possono attaccare i numeri che indicano le quantità. Quindi io posso mettere il primo addendo, il secondo e chiedere al bambino di mettere il risultato. Posso mettere il primo addendo il risultato e capire quante ne deve mettere lì per avere questo risultato. Oppure mettere, questo non lo metto, ti metto il numero qui, ti metto il risultato, quanti ne devi far passare da lì. Bene? Quindi io ho tutte e tre le possibilità. Ma quando metto dentro la pallina fa tutto. Bene? Quindi io alla fine ho una macchina che mette insieme. C'è anche la macchina della sottrazione, è un po' meno intuitiva, però è carina. Questo, se torniamo al discorso delle scienze, è spiegare l'elettricità statica usando un palloncino e una farfalla con le ali di carta velina. Quindi il cartoncino, la sagoma delle ali di carta velina, le ali sono lasciate libere, sì. Ferma il corpo della farfalla con il cartoncino, si incolla, si prende il palloncino, si sfrega un po', quando lo si mette vicino le ali della farfalla fanno così e si attaccano al palloncino. Ho spiegato l'elettricità statica con un bel giochino che colpisce tanto la fantasia dei bambini, che magari possono usarla anche quando vengono i nonni in visita, che così i nonni rimangono estasiati dalla capacità scientifica del loro bambino. Perché dobbiamo far felici anche i nonni, è importante. Allora, questo è un modo per imprigionare, cioè ottenere un tornado dentro una bottiglia. Questo io non ve lo spiego, ve lo andate a leggere al link. Sono due prodotti che messi insieme producono quello che è a tutti gli effetti un piccolo tornado. Anzi, in questo caso, essendo in un liquido, è una come si chiama, un golo, un po' l'equivalente di una tromba marina, però in realtà funziona proprio come si vede, proprio la struttura del tornado, il vortice, crea proprio il vortice, è molto molto carino. Al link andate a vedervi le spiegazioni. Torniamo ai nostri amati Lego. Ci posso fare dell'ingegneria io con i Lego? No, io no. C'è chi è in grado di realizzare e suggerisce come realizzare, per esempio in questo caso, è l'ingegneria delle acque. Quindi con una tavola in pendenza, questa superficie di metallo, questo lastro di metallo è in pendenza. Su questo c'è una base su cui io attacco i Lego. E lì sono costruite, per esempio qui è costruito la chiusa, con il pezzetto del Lego è costruita la chiusa, per cui si vede che si ferma l'acqua e poi la si fa scorrere, e qui con dei Lego fatti a svastica in realtà fanno una palla da mulino, e quindi lo scorrere dell'acqua fa ruotare la palla. Ho fatto dell'ingegneria. Ho spiegato il movimento delle acque, ho spiegato semplicemente giocando con il Lego e con dell'acqua. Sfruttate gli interessi o le curiosità presenti nei bambini, nei ragazzi, per stimolare gli apprendimenti. Facendo attenzione, soprattutto nei ragazzi con autismo, che gli interessi non diventino delle manie, perché la sfumatura tra l'interesse e la mania nell'autismo è molto sottile, bene? Quindi sfruttiamo gli interessi ma non potenziamo le manie e soprattutto non trasformiamo gli interessi in manie. Però possiamo anche introdurre dei nuovi interessi, scoprire che magari un ragazzo può interessarsi a determinate cose. Questi sono alcuni esempi di come si possono realizzare dei dinosauri di fantasia, utilizzando carta, piatti di plastica,
forbici e poco altro. Questi sono due pezzi di rotolo di carta igienica, e questo è mezzo piatto. Con l'altro mezzo piatto tagliato a spicchi si ottiene questo e questo qui, e questo è un pezzo di bordo del piatto senza gli spicchi. Comunque ci sono anche i tutorial. Quindi quello è un altro dinosauro, questo è un altro dinosauro, questi sono diversi tipi di dinosauri tra vero e immaginario, e quindi possiamo fare tutto un discorso manipolatorio sui dinosauri. E quindi tutta quell'attività finomotoria, di coloritura, di ritaglio, di costruzione, non viene fatta sulle schedine o su della roba così, ma viene fatta costruendo delle cose che, per esempio, se con i compagni si sta facendo la preistoria, l'apporto di una parte dei bambini può essere quella proprio di costruire dei dinosauri. Questo è piuttosto complesso e molto 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 bellino, perché è ottenuto con delle taniche, vedete, è tridimensionale, è ottenuto con delle taniche. Questo è ottenuto con della carta, con il taglio e il collaggio, con della carta quella operata, con della carta un po', come posso dire, sensoriale, tipo una carta tipo sughero, quindi piuttosto grossa, piuttosto ruvidotta. E questa è una torta a forma di dinosauro, perché se dobbiamo fare un'unità didattica sui dinosauri, se li mangiamo, veniamo in gloria. Chiaramente questo è molto molto carino, perché è fatto da un pasticcere, insomma. Quindi, qui è un altro, vi ricordate quando vi ho detto prima l'introduzione ai grafici? Allora, l'introduzione ai grafici io posso farla anche, per esempio, cominciando a raggruppare tutta una serie di oggetti per colore. Bene, che cosa è che è sbagliato qui? Che non ci sono i posti. Allora, un'automobile molto grande mi porta molto su, mentre il grafico non ha questo principio. Quindi, l'importante è che questo foglio in realtà sia a rettangoli, per cui ogni rettangolo contenga un oggetto, grande o piccolo che sia. Questa è la strutturazione corretta. Ma facendo la strutturazione corretta, io ho già il grafico che mette in paragone tra di loro le mie automobiline per colore. Dove ce ne sono di più, dove ce ne sono di meno. Torniamo alla dimensione scientifica, questo è un anemometro, quindi rendiamo visibile il vento, rendiamo visibile la forza del vento. È fatto semplicemente con due cose da bibita dei bicchieri di plastica e una matita con perno al centro. Andate a guardare il sito e c'è il tutorial. Oh, stiamo facendo la classe sta facendo le macchine da guerra, i bambini sono sempre tutti molto interessati alle macchine da guerra. Queste sono catapulte fatte con è una catapulta fatta con gli stecchini da gelato. Tira un marshmallow, ma può tirare qualsiasi cosa. Funziona. Dovete stare attenti che poi non sentire uno degli altri, ma al di là di quello. Ce ne sono di macchine da guerra fatte con gli stecchini, un sacco. Qui questi sono tutti siti che vi spiegano come creare dei aerei di carta che volano a lungo. E in alcuni casi come questo che portano anche dei pesi, perché ci sono delle monetine attaccate. Quindi, è aerodinamica. Questo è un gioco molto carino, secondo me. Sono giochi molto carini. Sono ottenuti con due bicchieri di
di plastica trasparente. In uno, per esempio, qui sono scritti dei numeri. Nell'altro c'è quell'affare dei videogiochi, quello che mangia. Quindi qui il gioco è che il ruotando un bicchiere dentro l'altro, il bambino e alzandolo e abbassandolo, il bambino deve riuscire a far mangiare l'affarino qui quanti più numeri possibile, mette ovviamente sommando il valore, bene, perché se prima mangio il 3, poi mangio il 5, poi qui però mi dice attenzione, perché c'è un senso di rotazione, cioè non posso ruotare solo in un verso, non posso andare avanti, poi tornare indietro per andare a mangiare quello che avevo lasciato indietro. Bene? Quindi c'è tutta la strategia del cercare di mangiare, ruotando in una sola direzione, quanti i numeri, per esempio, lì capite se il bambino ha il valore del numero. Perché se io devo scegliere e vinco col massimo punteggio, bene? Allora, se devo scegliere tra mangiare 3 e mangiare l'8, se ho il senso del numero vado a mangiare l'8, chiaro? Quindi il gioco dal primo livello, mangio quanti più numeri possibile, è mangio i numeri cercando di ottenere il valore più grande possibile nel corso di una partita. Questo è l'equivalente fatto in un altro modo. Nel bicchiere, primo bicchiere, c'è un punto di partenza, tutto un percorso arzigogolato e un punto di arrivo. Nell'altro c'è disegnata una macchinina. Il bambino deve riuscire, girando il bicchiere, alzandolo e abbassandolo, a far sì che la macchinina segua tutta la stradina per arrivare dalla partenza fino all'arrivo. Pensate che sia facile, potrebbe non esserlo, però sicuramente si diverte. Questo è un gioco per insegnare il valore della cooperazione. Cosa significa? Significa che in un gruppo tutti devono essere importanti allo stesso modo. Bene? Allora, questo è un gioco che si gioca così. Un bicchiere. Attorno a questo bicchiere vengono legate tante cordicelle, tutte della stessa lunghezza. Ogni bambino, ogni ragazzo ha in mano un capo di questa cordicella. Devono capire come tirare e spingere, bene, come fare a muoverlo, perché quel bicchiere possa essere sovrapposto agli altri. Quindi ogni volta che è stato poi inserito si toglie l'aggeggio, si carica un altro bicchiere, si rimette su e si riparte. Per fare nel tempo dato la piramide di bicchieri più alta possibile. Ogni volta che il bicchiere urta i bicchieri che c'erano già e li rovescia sono punti persi, tempo perso, si ricomincia. Cosa significa? Che chiunque tiri più forte o tiri dalla parte sbagliata fa perdere la squadra. L'unico modo per vincere è riuscire a equilibrare i movimenti di ciascuno. Bene? Questo è un grande e difficilissimo gioco di squadra per insegnare il valore della collaborazione. Perché se alla fine perdo è colpa di tutti. Bene? Mi date l'ora? 5:15. Siamo alla 67, quindi allora il raggruppamento in decine, ve lo dicevo prima, deve essere noioso per forza. Il raggruppamento in decine, tutti quegli esercizi devono essere noiosi per forza, devono essere fatti con le crocette per sul quaderno per forza. No, vi ho fatto vedere i bigatini prima. Questi sono degli altri bigatini, qui ce ne sono più di 10, ma era per farvi vedere il disegno. Qui per farne i bruchi è stato usato un filo animato, tipo il filo da elettricista, quello con rame, e poi in fondo l'occhiello ce ne è stato attaccato, oppure sono in età pipa, quelli che vengono chiamati in età pipa. In fondo è stato incollato un occhiello dalle due parti per dare la testa del bruco, rappresentare il bruco. Posso,
se io faccio, devo fare la composizione del 10, bene, 1 più 1 più 1 più 1, 10 perline di 10 colori diversi, 2 più 1 più 1 più 1 più 1, 2 colori uguali e tutti gli altri diversi, 3 più 1 più 1 più 1, avete presente tutti quei lavori che si fanno per comporre il 10? Bene, posso farli con tanti gruppi, con tante perline e alla fine fare un tableau con i nostri bruchi, che sono bellini da vedere, mentre tutte quelle crocette, tutti quei numerini fanno schifo. Se poi io faccio il passaggio dalla manipolazione alla rappresentazione, che cosa faccio? Ho dal bruco fatto con le perline al bruco fatto in che modo? Fingerprint, cioè ogni perlina viene rappresentata con l'impronta del dito. Tanti, in questo caso, qui sono i bruchi dei numeri, quindi il numero 2 è un bruco che ha due perline, 3 e così via. Quindi io ho il passaggio dal bruco fatto con le perline al bruco rappresentato, ma sempre in termini operativi, perché ho la pressione del dito. O se parliamo di bruchi e parliamo di componenti, possiamo anche il bruco farlo che si mangia. Quello è un bruco fatto con una mela verde, fettine di mele verdi, e vi confesso che quello rosso non so che cos'è. Sarà un rabanello forse, pomodorino. Bene, allora noi il bruco fatto di un certo numero di segmenti lo possiamo fare anche con le fettine di mela e poi alla fine ce lo mangiamo. Possiamo, non possono, in questo caso, guardate, questi sono spiedini di chicchiduva, quindi li chiamo i caterpillar, cioè i bruchi, fatti con gli spiedini, e quando abbiamo fatto tutto il nostro lavoro poi ci papiamo i bruchi. Qui addirittura sono stati messi gli occhietti proprio per fare il caterpillar, perché le cose devono essere carine, devono essere belle. Diceva Maria Montessori, la bellezza è curativa, non educativa, curativa, la bellezza cura. Per quello Maria Montessori aveva tanta cura della bellezza, che era una bellezza funzionale quella di Maria Montessori. Allora, pause, scarico dello stress, socializzazione. In una delle lezioni ho dedicato tutta una parte proprio alle tecniche di scarico dello stress, perché oggi ce n'è bisogno. Questi sono, è solo per ricordarvi che comunque questa è una cosa che va curata, e solo per darvi così qualche esempio, ma ne trovate anche nei materiali che ho pubblicato, ne trovate tantissimi. Ricordatevi che ci sono oggi, abbiamo su internet, anche per gli insegnanti che non sono particolarmente dotati né sul versante canoro né sul versante, diciamo, della danza o dell'espressione corporea, ci sono dei tutorial in internet bellissimi, facilissimi, accessibilissimi, per cui uno mette sul tutorial e fa ballare i bambini, o cantare i bambini, i ragazzi con il tutorial. Questa mi piace molto perché è la danza del tacchino, è molto carina, guardatela. Questo è un italiano, le danze di Mirko, e sono, anche qui fanno vedere tantissime danze che si possono fare con i bambini. Ricordatevi che non è necessario danzare e cantare, perché io posso scaricarmi facendo un'attività di educazione fisica all'aperto, facendo una corsa, facendo un tiro con la fune, facendo delle altre cose. Questo per esempio è un gioco che si scarica ma è facilmente replicabile, per cui ci sono le carte con tutto quello che deve fare il coniglio, e i bambini devono saltare, fare quello come se fossero buoni il coniglio, insomma. È tipo un gioco dell'oca ma animato, fatto sul serio.
questo è secondo me molto carino, perché non è detto che se io faccio matematica lo faccio seduto al tavolo. Questo è ancora uno di quei giochi di abbinamento tanti quanti. Qui il bambino deve ha un vassoio con disegnati dei cookie, cioè dei biscotti con delle quadretti di cioccolata sopra, delle gocce di cioccolata sopra, deve andare a prendere dall'altro tavolo il biscotto con lo stesso numero di quadretti di cioccolata, di gocce di cioccolata, e portandolo con la paletta abbinarlo al suo compagno che è lì sopra. Poi ci posso mettere la variante del numero, quindi prendo il cookie con il numero 5 e lo abbino al cookie che ha i 5 goccine di gelato, ma intanto mi muovo e faccio anche un esercizio per portare il cookie con la paletta, caricarlo con la paletta, portarlo e scaricarlo, gli esercizi grosso motorio, filo motorio, coordinamento, eccetera. Cioè metto insieme una serie di cose, ma è anche un'attività di scarico, insieme apprendimento e scarico. Questo sito si chiama Math in Your Feet, la matematica nei tuoi piedi, e è un sito che ha tutta una serie di attività che si fanno in palestra e che sono legate alla matematica, quindi attività di movimento legate alla matematica che si fanno in palestra. Ci sono i filmati, ve li andate a vedere. Questo è un altro gioco, ancora, questo è basato sul respiro. Allora, primo, noi abbiamo bambini che hanno una respirazione non corretta. Per esempio hanno un respiro troppo breve, questo può essere dato da una cattiva impostazione respiratoria, può essere dato dall'ansia, può essere dato da problemi per esempio di bronchiti o cose di questo genere. Può dipendere da tante cose, ma è certo che una corretta respirazione non solo mantiene l'organismo e la mente funzionanti, ma è anche una serve per impostare la parola, per parlare correttamente e per esercitare questa importantissima funzione. Respirare correttamente non vuole dire inspirare. Respirare correttamente vuol dire espirare, perché il problema non è inspirare, il problema è espirare, come sanno tutti quelli che soffrono di asma. L'asma non è mancanza di respiro, l'asma è che l'aria non viene fuori, cioè gli alveoli dei polmoni non si chiudono, quindi siccome non si chiudono l'aria usata non viene fuori e quindi l'aria nuova non va dentro, capite? Quindi il problema è buttare fuori l'aria usata, quindi imparare a soffiare fuori. Questo è un gioco di soffio. Quindi questo bimbino soffia per far passare il pompon dentro un percorso, per fargli fare.